Mi sentite? Mi sente anche fino in fondo? Ok. Allora, se vi sedete tutti, possiamo iniziare. Visto l'argomento probabilmente abbastanza corposo, quindi guadagniamo più tempo possibile. Allora, stasera parliamo di questa cosa strana che è il TTIP, che è una sigla abbastanza inquietante, soprattutto perché qualcuno la scambia per la ZTL. Mi è capitato davvero l'altro giorno in piazza 25 aprile, che nasconde sotto un trattato piuttosto complesso, che un po' ci preoccupa perché abbiamo avuto delle notizie non molto chiare sui suoi risvolti e su quello che succederà in seguito dell'adozione di questo trattato. Per questo motivo il Movimento Civico di Pioltello, Lista di Pioltello, Libera Pioltello, dalle liste civiche della Martesana e Sinistra Ecologia e Libertà hanno deciso di inviare questo incontro, un incontro conoscitivo in cui ci aspettiamo di capire un po' di più di che cosa ci aspetta. Abbiamo invitato 4 giornalisti, inizio dal in fondo, Pietro Don Marco, che è un giornalista freelance che si occupa fondamentalmente di ambiente e in particolare di seguire tutti i problemi delle riguardanti le trivellazioni, il fracking, e ha scritto un libro che abbiamo presentato ancora qui a Pioltello un po' di tempo fa che si chiama Trivelle d'Italia. Poi abbiamo Alfredo Somoza, che è un altro giornalista che si occupa principalmente di problematiche e accordi internazionali, e è direttore della rivista online dialoghi.info, più tutta una serie di altre collaborazioni che fa. Poi abbiamo Alessandro Braga, che dovreste conoscere perché lui è un giornalista che opera molto sul nostro territorio, visto che abita abbastanza qua vicino, e lui farà da moderatore della serata, e da sollecitatore ai suoi colleghi su quelli che sono gli argomenti. E infine Andrea Boda, che non credo sia un giornalista professionista, ma è diventato giornalista successivamente, e anche se lui è un operatore di borsa da parecchi anni e dirige una sala di private banking, e lui si occupa, come potete immaginare, della parte più strettamente economica, quindi ci aiuterà anche su quel settore. Lascio immediatamente la parola ad Alessandro e vi auguro una buona serata. Perché io sono intruso, effettivamente, a differenza di loro tre, io non mi occupo per nulla di queste tematiche, anzi di tutt'altro, però forse va bene il mio ruolo di moderatore, comunque di intervistatore e di relatore, proprio perché conoscendo poco l'argomento forse riesco a fare le domande più ingenue possibili, che sono quelle che servono di più per capire, anche se io ho l'abitudine quando modero questi dibattiti di iniziare sì con un giro di domande ai relatori. Li invito sempre a stare abbastanza stretti sui tempi, proprio perché le questioni sono tante. Io faccio anche solo un giro di domande e poi se vedo e se voi alzate la mano come a scuola io prendo appunti e do a voi la parola per capire dove vuole deviare poi la serata, il dibattito, senza nessun problema. Però visto che il tema è gnocco, insomma è complicato, e per non confonderlo con la ZTL io passo subito la parola ad Andrea Boda, che ha anche preparato delle slide, quindi uniamo la voce alle immagini per iniziare ad entrare proprio coi piedi nel piatto, come si dice, su cos'è questo TTIP, perché è una sigla oscura, sebbene è importantissima e che potrebbe cambiare davvero mille aspetti della nostra vita. Poi partiamo da qui, un primo intervento molto generale su proprio cos'è il TTIP, e poi vediamo i vari aspetti, dall'ambiente alle tutele dei lavoratori, all'opposizione politica che si può fare a questo trattato e come si può,
si deve cambiare, insomma. Io sono un po' critico per quello che ne so, quindi inizio a dire come si deve cambiare questa cosa o non votare. Però do ad Andrea la parola che inizia a spiegarvi meglio cos'è. Allora, buonasera a tutti. Dunque, io sono qui stasera per fare la parte del cattivo, non so se avete capito, ma poi sono quello che più o meno concettualmente sarebbe anche favorevole a TTIP. Allora, TTIP sta per Transatlantic Trade and Investment Partnership, sarebbe un accordo commerciale con tra Europa e Stati Uniti, come da non dire, diciamo, condivise nell'immagine. Ma legato al tema di TTIP ci sono un sacco di altre sigle, adesso poi andiamo a scoprire. Allora, il TTIP si costituisce in tre sostanziali rami, che sono un ramo di tipo commerciale, cioè il tema dei dazi. Lo scopo del TTIP è di abbattere fino a zero i dazi commerciali negli scambi tra Europa e Stati Uniti. Questo in realtà, lo vediamo dopo, finisco l'introduzione. Il secondo passaggio è l'aspetto normativo, cioè le barriere non tarifarie. Io ho sintetizzato in BNT, le barriere non tarifarie, vi faccio un esempio di una barriera non tarifaria divertente e poi un'altra meno. Allora, l'esempio di barriera tarifaria è quello che impediva fino a qualche tempo fa ai produttori occidentali di vendere scarponi da sci in Giappone. Perché secondo la legge giapponese la neve in Giappone è diversa, per cui gli scarponi da sci costruiti in Occidente, in Europa, negli Stati Uniti, non andavano bene sulla neve giapponese, per cui non potevano essere commercializzati in Giappone. Un altro tipo di barriera non tarifaria potrebbe essere quella che poi ci porterà a mangiare la spedeva del pollo del cloro. Praticamente negli Stati Uniti esiste un processo logico secondo cui per quanto riguarda gli alimenti si fanno le cose, le si propone sul mercato e soltanto se qualcuno poi riscontra dei problemi eventualmente si organizza una class action contro chi ha commercializzato quello che non va. In Europa il concetto è l'opposto, cioè si testano i cibi, gli alimenti e gli alimenti dati agli animali. E solo quando si è assolutamente certi che non sono dannosi vengono poi proposti al pubblico. La firma del TTIP potrebbe portare verosimilmente all'adozione di uno dei due sistemi, o meglio verosimilmente a quello americano, perché è più orientato alla logica di mercato, cioè prima commercializza e poi eventualmente o ancora il business della contestazione in seguito. Il pollo al cloro, la battuta che facevo era perché negli Stati Uniti, essendoci questa logica, al pollo gli si dà da mangiare da qualunque e poi prima di proporlo in tavola si sterilizza tutto con una bella doccia di cloro, no? E quindi così, insomma, questo potrebbe essere uno degli scenari che abbiamo davanti. Infine poi c'è l'aspetto giuridico, che è forse la cosa più spinosa ed è quella che in ambito di trattative al momento non è affatto condivisa. Ad esempio il governo tedesco è assolutamente contrario, è quello di istituire un ISDS. Allora, per capire che cos'è l'ISDS e altre siglacce che ci riguardano, ho fatto questa piccola guida. Allora, l'ISDS sarebbe l'Investor State Dispute Settlement, cioè una piattaforma dove le imprese possono rivolgersi per contestare agli stati il fatto che le norme di quel paese non consentono di perseguire fino in fondo l'obiettivo del profitto. Naturalmente questo bisognerebbe capire bene cosa vuol dire nel dettaglio e non è facile perché i contenuti della trattativa del TTIP non sono particolarmente trasparenti. C'è una lotta in corso per ottenere più trasparenza, perché da una parte è comprensibile che non sia tutto come dire, raccontato, perché le trattative è normale, vengono gestite da chi è deputato a sostenere, però come dire, ci sono tante sfumature di grigio. Quindi una piattaforma dove, non so,
Per assurdo, esagerando, potremmo immaginare qualcuno imputa ad uno Stato di avere regole sul lavoro minorile troppo restrittive per consentire fino in fondo di perseguire il profitto, se vogliamo vederla nella peggiore delle ipotesi. Poi un'altra sigla con cui dobbiamo familiarizzare è WTO, questo probabilmente la conosciamo già, la World Trade Organization. L'ho messa perché quando si parla di TTIP si pensa che magari il tema principale sia quello dei dazi, quindi un tema meramente commerciale o comunque numerico. In realtà la questione dei dazi è marginale all'interno del TTIP, perché siccome siamo sia Stati Uniti che Europa all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, moltissimi dazi sono già superati, insomma. Ecco, poi ho indicato il CEPR, che sarebbe il centro di ricerca sulla politica economica, perché è quello che ha fatto lo studio per conto dell'Unione Europea per stimare, poi magari ne parliamo velocemente, di quelli che sarebbero gli effetti meramente economici in termini di PIL, in termini di occupazione, che vengono visti come numeri, vengono presentati come numeri comunque a contribuzione positiva per l'Unione Europea e, ve lo anticipo, in particolare per l'Italia. Poi ho citato due sigle che sono altri due accordi, che sono il TPP e l'APEC, che sono gli accordi che sono in corso di trattativa, anzi l'APEC è stato anche recentemente siglato, tra Stati Uniti e Giappone, o meglio tra Stati Uniti e paesi del Pacifico esclusa la Cina, il TTP, e invece paesi asiatici inclusa la Cina con gli Stati Uniti. E li ho citati perché credo che non possiamo dimenticarci, nel momento in cui ragioniamo di che cosa il TTP va a toccare nelle nostre tasche, nel nostro quotidiano, non possiamo dimenticarci del fatto che, ahimè, o per fortuna, insomma, il mondo comunque va in una certa direzione e dobbiamo anche domandarci a nostra volta che cosa dobbiamo fare. A questo punto però subentra un'altra sigla che riguarda tutti voi, mentre le precedenti riguarderanno voi soltanto nel caso in cui poi il TTP andasse a fine e quindi diventasse concreto. Quest'altra sigla vi riguarda invece in questo momento, perché questa sigla si legge malissimo, immagino, anzi non si legge affatto. Comunque NSCUA sarebbe, ma che cavolo, non si capisce una cinese, nel senso che con tutte queste sigle e queste questioni aperte che ci sono in corso, rischiamo di perdere, magari volutamente, rischiamo di perdere un po' il filo. Allora, io qui ho voluto prendere una citazione di un antropologo rispettivamente noto, che è Jared Diamond, che fa notare come, grazie al fatto che possiamo attingere alla storia e abbiamo, come dire, i mezzi di comunicazione, siamo in grado di confrontarci con quello che succede altrove nello spazio e è successo altrove nel tempo, perché nel passato, come dire, il processo storico dell'umanità ci ha insegnato che chiudersi completamente rispetto ad altre civiltà non ha portato molta fortuna in generale a nessuna civiltà, quindi verosimilmente, ed è il motivo per cui io concettualmente sono favorevole ad un accordo tra Europa e Stati Uniti, credo che non ci possiamo esimere da ragionare di dove dobbiamo andare in ragione del fatto che il mondo comunque si sta muovendo in una certa direzione. Naturalmente siamo liberi di parlare dei contenuti di questo accordo, molti dei quali sono assolutamente controversi e sollevano più di un sopracciglio, però credo che di base dovremmo considerare l'apertura come un valore e non come un disvalore. Io ho altre pappardelle, però credo che valga la pena mio di alternanza. Insomma. Va bene, grazie. Che allora, visto che si diceva che questo trattato qua andrà a toccare vari aspetti, tanti aspetti dell'economia, della nostra vita, comunque io salto Alfredo, passo a Pietro Don Marco, che si occupa di energia, di ambiente, citava prima Michele il libro
sulle trivellazioni, proprio qui anche Trivelle d'Italia, che interessa anche più o meno la nostra zona, quello più in là, però colta quindi passo a te per capire un po' quali conseguenze, quali cambiamenti ci saranno in questi ambiti, per poi andare ad Alfredo per iniziare a capire perché non ci piace, insomma, questo TTIP. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. E, diciamo che il tema che spetta a me è quello un po' più, diciamo, nebuloso per certi versi, perché poi parlare genericamente di ambiente si rischia di cadere nell'ovvio. Io ho cercato di approfondire le questioni in questi mesi, cercavo di approfondire le questioni legate al TTIP soprattutto per quanto riguarda i possibili impatti e le possibili, diciamo, modificazioni dello stato attuale, diciamo, del sistema attuale energetico del nostro paese, anche alla luce poi di diverse normative italiane che si sono susseguite dal 2010 ad oggi, con il governo Monti all'attuale governo Renzi, ovvero dal varo della strategia energetica nazionale nel 2012, sono le linee guida che dovrebbero indirizzare il nostro paese verso una sostenibilità ambientale, in realtà incentiva lo sfruttamento delle fonti fossili, fino ad arrivare poi allo sblocca Italia, la legge che un decreto, insomma, riconvertito a metà novembre. Cosa cambia, cosa potrebbe cambiare col TTIP per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda i rapporti gioco forza energetici tra Europa, Stati Uniti, ma anche il fronte asiatico, la Russia al primo posto. È notizia di due giorni fa che Putin ha bloccato il progetto South Stream, che doveva sostanzialmente, dopo una decina più o meno di anni di gestazione, doveva portare questo gas, gas insomma dall'est Europa, bypassando l'Ucraina insomma in Europa, tramite il nostro, diciamo, in Europa, e garantire l'approvvigionamento energetico del vecchio continente in un settore che vede protagonista anche il nostro paese, in maniera particolare la pianura padana. Poi vedremo dopo come. Quindi Putin blocca il progetto South Stream, il blocco deriva, diciamo, dalle opposizioni che la Bulgaria nel mese di giugno e luglio ha fatto, insomma, ha palesato in merito ad alcune autorizzazioni proprio per il progetto South Stream. Da cosa deriva sostanzialmente l'opposizione della Bulgaria? Deriva dagli accordi, diciamo, in atto, in corso, di approvvigionamento energetico tra gli Stati Uniti e l'Europa. Gli Stati Uniti si sono inseriti in questo, diciamo, anche in parte in alcuni contratti dei corpei, insomma, lunga durata, che l'Europa e anche il nostro paese aveva stipulato con la Russia per l'approvvigionamento strategico del gas, cercando di vendere al miglior prezzo possibile la sua produzione. Attualmente, negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno investito molto sull'estrazione di shale gas, di gas non convenzionale. L'obiettivo sostanzialmente del TTIP è quello di di aumentare le esportazioni, di conseguenza anche le importazioni dell'Europa, di shale gas, quindi gas estratto in questa fase principalmente in America, negli Stati Uniti, ma anche in America Latina, penso al Sud America come l'Argentina, dove ci sono, insomma, vertenze molto forti, vertenze ambientali che sono legate soprattutto all'estrazione di shale gas. Quindi l'obiettivo è aumentare le esportazioni di gas per l'Europa e creare un blocco con diciamo, la Russia. Di conseguenza potrebbe essere incentivato anche l'estrazione di shale gas tramite la tecnica della fratturazione idraulica anche in Europa, dove ci sono, diciamo, diversi focolai proprio nell'est Europa. Questo
Nel maggio del 2013 in Italia una serie di associazioni insomma, ha dato vita ad una campagna nazionale contro il fracking, contro la fratturazione idraulica, perché l'Italia, rispetto diciamo, ad altri paesi europei, in merito al problema del fracking, dell'estrazione di gas con questa di gas non convenzionale con questa tecnica, non ha mai diciamo, palesato una posizione né di contrarietà né di diciamo, favorevolezza. Molti paesi hanno legiferato contrariamente, diciamo, esprimendo diciamo, la propria contrarietà all'uso della fratturazione idraulica nel proprio territorio, parliamo di Europa, altri si sono dotati di una moratoria. Perché il fracking e la fratturazione idraulica è così diciamo, criticata da molti gruppi diciamo, in americani, in molte associazioni americane, ma anche da molti paesi europei, compreso il nostro, compresa l'Italia, perché l'effetto del fracking insomma, si prevede la perforazione di pozzi ad altissima pressione con diciamo, l'iniezione nel sottosuolo di acqua e sostanze chimiche ad altissima pressione. Questa pressione, insomma, l'iniezione di queste sostanze va di fatto a fratturare le rocce che contengono appunto gas di scisto. È pericolosissimo dal punto di vista delle emissioni del gas in atmosfera, ma soprattutto per il rischio enorme che c'è della contaminazione di acqua, delle falde acquifere e queste sostanze chimiche. Non solo, c'è un enorme consumo di acqua diciamo, legata alla perforazione dei pozzi con tecnica del fracking, della fratturazione idraulica. Si prevede infatti che con il TTIP e con l'aumento magari della produzione di shale gas con il fracking, si prevede un consumo di acqua annuo per ogni singolo pozzo che può passare da 9.000 a 29.000 metri cubi di acqua all'anno per ogni singolo pozzo. Considerate che negli Stati Uniti in un anno sono stati perforati oltre 11.000 pozzi. Questo ovviamente potrebbe comportare diciamo, una destabilizzazione di quelle che sono attualmente le norme che regolano la fratturazione idraulica nel nostro paese, perché nel momento in cui l'Europa comincerà diciamo, ad importare dagli Stati Uniti il gas, shale gas, potrebbe diciamo, anche spingere i governi nazionali aumentare la propria produzione interna per limitare ovviamente le importazioni, perché aumentando l'importazione aumenterebbe la dipendenza, l'ulteriore dipendenza dell'Europa dallo shale gas, quindi dalle fonti fossili, e di conseguenza aumenterebbero anche a lungo andare i costi delle importazioni. Per tentare di abbattere questi costi potremmo diciamo incentivarne l'estrazione sul territorio europeo. L'Italia in tutto questo, l'aumento, perché poi nasce in Italia la campagna contro il fracking? In Italia nasce la campagna contro il fracking proprio per sensibilizzare diciamo, i cittadini italiani sul tema. Per sensibilizzare gli italiani sul tema e tentare soprattutto di arrivare all'approvazione di una legge nazionale che vada a vietare la fratturazione idraulica nel nostro paese. C'è da dire che all'interno dello sblocca Italia, l'articolo 38 della legge insomma 164 dell'11 di novembre, quindi sblocca Italia, c'è un comma con il quale viene vietata in Italia la fratturazione idraulica. Questo per i movimenti comitati potrebbe essere, diciamo, potrebbe trattarsi di un successo. Il problema però qual è? Che sostanzialmente, se da un lato in maniera generica viene vietata la tecnica della fratturazione idraulica sul territorio nazionale, dall'altro non viene svincolata la segretezza dei piani ingegneristici delle compagnie petrolifere. Conoscere i piani ingegneristici delle multinazionali del petrolio serve a capire se in effetti operano con la fratturazione idraulica.
Quindi per questo diciamo la campagna sta andando in atto, ma non solo per questo, noi come Europa potremmo trovarci diciamo, per effetto del TTIP ad importare, oltre che diciamo, energia, gas e fonti altre diciamo, fonti fossili, anche ad esempio di prodotti alimentari, non so, frutta, nel settore ortofrutticolo, che magari sono prodotti in territori dove si fa fratturazione idraulica, dove c'è il rischio praticamente che il sottosuolo e le acque vengono usate per gli usi irrigui possa essere ovviamente contaminata da sostanze chimiche che vengono utilizzate nella fratturazione idraulica. Quindi sostanzialmente è qui che nasce poi la sinergia tra i movimenti italiani del TTIP e del no fracking. Ma succede anche altro. Da qualche anno c'è stata una tendenza mondiale, ed è questo sembrerebbe essere un paradosso rispetto anche a molte compagnie petrolifere che invece parlano di sostenibilità ambientale, di investimenti sulle nuove tecnologie per garantire la massima sostenibilità ambientale delle loro operazioni, anziché diciamo, lavorare, questo è un discorso diciamo, globale che non riguarda solo il nostro paese, anziché diciamo, lavorare e sviluppare un percorso che vada a sostituire le fonti fossili, in realtà la nostra di dipendenza è talmente tanto elevata che abbiamo fatto di tutto per legarci un po' di più alle fonti fossili. Basti pensare ad esempio che in Italia circa il 60% del settore termoelettrico va a gas sostanzialmente, che per alcuni l'estrazione di gas viene diciamo, considerata una fonte di transizione tra le fonti fossili e quelle diciamo rinnovabili. In realtà lasciatemi passare il gioco di parole, ci stiamo fossilizzando sulla continua estrazione insomma di gas. Cosa succede? Succede sostanzialmente che in questo tentativo di diciamo sostituire le fonti fossili con le fonti fossili siamo inventati l'estrazione di greggio anche dalle greggio di idrocarburi non convenzionali, di gas non convenzionali, anche dalle sabbie bituminose. La parte insomma del territorio in Canada è lo stato dove, nella regione dell'Alberta, dove si estrae la più grande quantità di sabbie bituminose. Queste sabbie bituminose lavorate nelle raffinerie provocano diciamo, un altissimo impatto ambientale altissimo. Attualmente l'Europa importa circa 4.000 barili all'anno di sabbie bituminose che vanno a finire insomma nelle raffinerie di tutta Europa. Per effetto del TTIP questa quantità di sabbie bituminose potrebbe salire a oltre 600.000 barili all'anno. E in questo ci chiediamo, e l'Italia, in tutto questo, l'Italia come praticamente viene inserita in questo discorso? In Italia, e nello specifico di Lombardia, in provincia di Pavia, a San Lazzaro del Burgondi, dove c'è una raffineria, una vecchia raffineria dell'ENI, come tante di quelle che sono state costruite insomma a fine degli anni 60, accanto alla questa vecchia raffineria, che è tuttora in funzione, esiste un'altra raffineria che si chiama EST, il progetto EST. È una raffineria dell'ENI l'EST prende il nome da una tecnologia sviluppata dall'ENI, e grazie a questa tecnologia sostanzialmente noi riusciamo a riconvertire gli scarti della produzione diciamo petrolifera, quelli che sostanzialmente prima erano rifiuti che finivano in discarica, riusciamo con questa tecnologia a fare di questi scarti, che poi fondamentalmente, ancora qui scusate magari per l'espressione forte, fondamentalmente è merda, noi la riconvertiamo tramite questa tecnologia, la facciamo diventare carburante, benzina. Quell'impianto potrebbe giusto usare il condizionale, perché qualche anno fa fece un'inchiesta proprio sulla possibilità
della raffinazione di barili di sabbie bituminose a Sarrazzale del Burgundy, e lei mi assolutamente smentì questa cosa, quindi usiamo il condizionale. Potenzialmente a Sarrazzale del Burgundy, provincia di Pavia, pochi chilometri da Milano, da qui c'è un impianto potenzialmente adeguato e adibito per la lavorazione delle sabbie bituminose. In effetti, se il TTIP dovrebbe svincolare, diciamo, dovrebbe favorire l'aumento dell'arrivo di barili di sabbie bituminose in Europa, da qualche parte dobbiamo lavorare, dobbiamo pur lavorarle. E l'Italia è, tra le altre cose, inserita in un contesto, diciamo, energetico particolarmente favorevole dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista soprattutto geografico. L'Italia è al centro del Mediterraneo ed è crocevia di numerosi gasdotti. Manca a farlo apposta la, diciamo, il momentaneo definitivo accantonamento del South Stream potenzia ulteriormente le trattative per la realizzazione del TAP, che dovrebbe arrivare praticamente sempre dal Mar Caspio, dovrebbe arrivare a Melendugno sulle coste, insomma, pugliesi. Da lì inizialmente circa 10 miliardi di metri cubi di gas dovrebbero risalire lungo la penisola, probabilmente sulla dorsale adriatica, dove la SNAM sta realizzando la rete di gasdotto rete adriatica, e arrivare in pianura padana, dove attualmente sono presenti circa 10 progetti già autorizzati di stoccaggio di gas sotterraneo. Per intenderci, abbiamo praticamente il magazzino e siamo contenitore, potenzialmente possiamo essere il contenitore dello shale gas in aumento che potrebbe arrivare in Europa per conseguenza del TTIP. I progetti di stoccaggio, tra le altre cose, sono soggetti a normativa Seveso, e sappiamo praticamente che la normativa Seveso non fa altro che anche individuare quelle sostanze pericolose che vengono trattate all'interno di questi impianti. La maggior parte dei progetti di stoccaggio presenti in pianura padana sorgono sotto circa 115 comuni e si muovono sotto i piedi di circa 1 milione di persone. Stiamo parlando di questo, con rischio di incidente rilevante abbastanza alto, considerando che la maggior parte di questi progetti di stoccaggio non hanno i piani di emergenza esterni, e ce n'è uno qui a Brugherio che passa sotto la tangenziale. In questo è qui che l'Italia diventa, diciamo, fondamentale anche per diventare, diciamo, accesso, porta, diciamo, di entrata di accesso per lo shale gas, che poi andrebbe distribuito tramite le sue reti, diciamo, di interconnessione in fase di realizzazione, alcune già esistenti in fase di potenziamento, nel resto dell'Europa. Io mi fermo qui per il momento. Grazie. Passo ad Alfredo, mi è già più facile fare la domanda, perché io credo siano almeno un paio d'anni che almeno a Radio Popolare, ad Esteri, con la tua rubrica, perché sei un collaboratore fisso di Esteri, parli di TTIP, racconti che è vero, già nel 2013, un paio d'anni fa, che è reso noto questo tentativo di accordo, però se ne stava già lavorando da diversi anni precedentemente. E avendo ascoltato i tuoi vari pezzi su Radio Popolare, mi viene da chiederti appunto quali sono gli aspetti negativi secondo te, perché mi sembra che un filo conduttore dei vari aspetti che hai trattato è che comunque vedi che il TTIP non è un semplice negoziato di liberalizzazione, diciamo, c'è anche altro che ti preoccupa. Quindi partirei da qua per aprire quel discorso. Grazie, buonasera a tutti. Il TTIP in realtà ha una gestazione che va molto, molto più indietro nel tempo, nel senso che per lanciare uno slogan che poi spiego, il TTIP è uno di quegli accordi come il TPP, quello che si sta negoziando col Pacifico, come fu NAFTA, quello tra Messico e Canada e Stati Uniti nel 1994, che è stato il primo di questo tipo di accordi,
È un accordo che, al di là degli aspetti tecnici che sono sempre importanti, ovviamente, fondamentalmente ha una valenza politica. C'è un accordo che sancisce il mondo che si è andato costruendo con la globalizzazione recente, quella che parte dagli anni 90 in poi. C'è un mondo che parte verso questo periodo storico recente nostro, fondamentalmente con un'ideologia economica, cioè con una scuola economica che viene adottata negli Stati Uniti, prima negli Stati Uniti, poi in Gran Bretagna, poi in giro anche in America Latina, in tanti posti, e che sostanzialmente muove i primi passi proprio negli Stati Uniti attraverso il concetto della deregolamentazione. Cioè il principio ideologico che è dietro le prime deregolamentazioni, quelle di Ronald Reagan, poi sono arrivate anche quelle della Thatcher, quelle di Menem in Argentina e tanti altri, sancivano un principio contenuto in una particolare scuola economica che origine dell'Università di Chicago, negli Stati Uniti, negli anni 60-70, che ebbe come laboratorio il CIDE di Pinochet, che fu consigliato da una serie di professori dell'Università di Chicago nell'implementazione di questo modello economico in quella società che invece era molto statalizzata, quella prima del 73 in Cile, e che poi appunto man mano troveremo in paesi centrali come Stati Uniti e la Gran Bretagna. Cioè sostanzialmente il principio è molto facile, lo Stato deve togliere ogni tipo di controllo e di impedimento alla moltiplicazione degli affari, soprattutto non deve interferire all'interno di quelle che sono le dinamiche del mercato, partendo da un assunto che in realtà non si è mai dimostrato nella storia della nostra dell'economia, per quello che sappiamo, ma che è fallito miseramente tante volte nel Novecento e l'ultima anche qualche anno fa, nel XXI secolo, cioè il fatto che il mercato fosse, sia una specie di entità che ha un'anima e un corpo, anzi quasi teologica. Una definizione quasi teologica di mercato, forse avete sentito parlare della mano invisibile che regola il mercato, no? Cioè, io studio teologia, io ricordavo altre mani invisibili riferite a diverse credenze religiose, c'è anche in questa scuola economica un concetto di questo tipo, e addirittura delle idee ancora più stravaganti, che anche quelle non sono mai dimostrate, cioè sul fatto che se io tolgo, se riduco radicalmente la tassazione di chi ha di più e tolgo ogni tipo di intervento dello Stato sul welfare o cose di questo tipo, e per un effetto di sgocciolamento verso il basso il maggiore arricchimento dei soggetti forti dovrebbe portare anche un miglioramento di chi sta sotto. Questo non si è mai dimostrato, non è mai successo né negli Stati Uniti né in nessun altro paese che abbia fatto questo tipo di operazioni. Tra l'altro in Europa lo stiamo vedendo, perché anche se ovviamente in Europa siamo in un momento di transizione, non siamo negli Stati Uniti, ma non siamo nemmeno nell'Europa di 20-30 anni fa, questa crisi sta mettendo a nudo proprio questo dato della polarizzazione sociale, la sperequazione tra le classi sociali, che in questo momento, come sapete, sta aumentando la concentrazione della ricchezza a discapito della fascia più povera della popolazione. Cioè, questo tipo di accordo in realtà noi lo stiamo discutendo perché nel 2003 è successo un fattaccio in una località da cartolina turistica balneare, Cancun, in Messico, nella penisola dello Yucatan. Io ebbi la fortuna all'epoca di esserci in comunicazione popolare, dove l'ho raccontato in diretto, c'è il fallimento dell'inizio di quel round negoziale all'interno del WTO, Organizzazione Mondiale del Commercio, che si chiama Doha Round, che è ancora aperto, non si è mai concluso, quando per la prima volta un gruppo di paesi, allora all'epoca forse ancora qualcuno chiamava il terzo mondo, riuscirono a far saltare il negoziato, almeno a bloccarlo. Cioè all'epoca qual era il tema? Per quale motivo si era bloccato? Stati Uniti e Europa volevano, pretendevano che il resto del mondo si aprisse alle esportazioni di beni e servizi prodotti in Europa e Stati Uniti, ma viceversa i prodotti di questi paesi, che sono fondamentalmente materie prime, non potessero entrare liberamente sui mercati Stati Uniti e Europa, perché qua c'erano le protezioni per l'agricoltura, per l'industria locale, eccetera. Quindi ovviamente un accordo che oggi ci pare ovvio che sia saltato un accordo di quel tipo, a quell'epoca no. Pensate come a quell'epoca non si poteva immaginare
che si inceppasse questo meccanismo, che il WTO, questa associazione che non è di diritto internazionale, perché è un'associazione tra stati, non parliamo di Nazioni Unite qua, prevede un meccanismo di consenso e di voto unanimità, cioè sostanzialmente basta che uno si opponga perché si blocchi tutto, perché chi lo pensava all'epoca, nel momento di massima espansione del racconto della globalizzazione che avrebbe portato ricchezze e benessere, che poi in parte in alcuni paesi del pianeta effettivamente così andò, se basta pensare alla Cina cos'è e cos'è oggi, ma dicevo, all'epoca non era pensabile che potesse essere diverso. Allora, saltando quell'accordo quadro che ancora galleggia, intanto ci si rivede, la strategia dei paesi che propongono questo, soprattutto gli Stati Uniti d'America, l'Europa ha altri problemi in questo momento per occuparsi di politica internazionale e accordi commerciali, infatti l'Europa subisce di solito, ma da tantissimo tempo, che non c'è nessuna iniziativa europea nei confronti di nessun'altra area del mondo seria. Cioè, pensate ad esempio al Mediterraneo, la sponda sud del Mediterraneo deve essere logicamente la prima area del mondo collegata all'Unione Europea piuttosto che ai paesi dell'est, al di là di incorporare alcuni dentro, per il resto non c'è stata nessuna proposta seria. Gli Stati Uniti invece hanno riproposto quella logica che c'era nel WTO all'interno degli accordi che stanno firmando, che stanno siglando, o con gruppi di paesi come in questo caso, come l'Unione Europea, oppure in rapporti bilaterali con singoli paesi. E sono tutti accordi asimmetrici, cioè sono accordi tra economie, realtà produttive non da pari. Nel caso dei paesi del terzo mondo, pensate al CAFTA, il CAFTA è il mercato dei paesi centroamericani agganciato al NAFTA, quindi sono Nicaragua, Salvador, Costa Rica, eccetera, che sono paesi che, firmando questo accordo con gli Stati Uniti, hanno avuto i loro mercati invasi da prodotti agricoli, industriali e dei servizi americani, mentre viceversa non sono riusciti a esportare niente più che le banane che esportavano già prima, perché non hanno la capacità industriale, ad esempio, per offrire, per rientrare negli standard qualitativi statunitensi. Quindi sostanzialmente loro, in grosso modo, esportano quello di prima, in più ricevono, senza nessun tipo di barriera, senza nessun tipo di controllo, tutto ciò che è in grado di esportare gli Stati Uniti. Lo stesso vale per il Messico, all'interno dell'accordo NAFTA, che il principale risultato di 20 anni di accordo con gli Stati Uniti è che è diventato un paese, anzi, il capofila mondiale del narcotraffico, è il proprio paese per 2/3 controllato dai cartelli della droga, un settore che effettivamente ha capito per tempo la globalizzazione ed è una multinazionale molto ben organizzata anche all'interno degli Stati Uniti, ovviamente. Le asimmetrie con l'Europa dove stanno? Non stanno lì, non è paragonabile al Messico. La asimmetria con l'Europa è di tipo, appunto, non tariffario, ciò che veniva spiegato prima, nel senso che le industrie statunitensi del settore agroalimentare, per parlare di un settore, non possono commercializzare in Europa per tutta una serie di standard europei che in tutti i casi sono superiori agli standard statunitensi. Quindi nel caso dell'Europa la simmetria sta nel fatto che si tratta di una grande opportunità per l'industria, le banche no, perché in realtà le banche sono gli americani preoccupati, perché in questo momento l'Europa ha una legislazione molto più sottile, ma diciamo sostanzialmente il settore industriale, eccetera, avrebbe l'opportunità di bypassare tutto ciò che si è costruito negli ultimi anni 30 Europa, quindi 30 anni in Europa, per quello che riguarda qualità, tipicità, autenticità del prodotto, filiera, il discorso di pollo e cloro, perché non esiste la filiera negli Stati Uniti. Cioè noi dalla mucca pazza in poi sappiamo dove è nata la mucca, dove è cresciuta, dove è ammazzata, dove è macellata. Cioè, c'è il passaporto dell'animale che ci racconta tutta la vita, e per questo motivo non c'è bisogno di fare la doccia di cloro finale. Negli Stati Uniti questo non esiste, quindi alla fine devono ammazzare quello che è successo prima, perché non si sa. Lo stesso vale ovviamente per altri settori, non soltanto questi, ma ad esempio per quello che riguarda la grande distribuzione, con la capacità dei grandi gruppi statunitensi di produrre a bassissimo costo, sfruttando manodopera e sfruttando anche il mercato del lavoro statunitense, che è molto, ma molto, non soltanto flessibile, ma molto più economico del mercato del lavoro europeo, per il semplice fatto che gli Stati Uniti hanno una realtà diversa, non esistono i contratti collettivi, la trattativa è soltanto aziendale, la sanità e il welfare agganciato all'azienda, hanno sottoscritto soltanto il 10% delle convenzioni dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ad esempio nemmeno quella sulla
discriminazione razziale o di genere, quindi hanno le mani libere ovviamente, gli articoli 18 è una cosa che non è mai esistita, quindi è un mercato del lavoro deregolamentato e selvaggio per definizione, che con un accordo di questo tipo potrebbe diventare anche una tipologia contrattualistica che si applica in Europa, perché le condizioni del mercato del lavoro europeo, essendo più pressanti, potrebbero costituire un danno all'interesse di quelle aziende, sempre nella logica delle varianti tariffarie. Infatti, cosa stiamo discutendo con questo accordo? Con questo accordo stiamo discutendo la democrazia, il tema della democrazia, cioè se crediamo oppure non crediamo che la comunità di un paese, di un continente, abbia o meno il diritto di decidere alcune cose che la riguardano da vicino. Negli Stati Uniti questo diritto non esiste più, cioè nel senso che prevale, in base alla loro struttura economica e giuridica, l'interesse dei gruppi economici, cosa che c'è già nel WTO, giustamente veniva ricordato, questo tribunale privato che dovrebbe dirimere le controversie è un modello già esistente e che già conosciamo, chi ci occupiamo un po' di questo. La Germania in questo momento è sotto processo, sotto tentato processo da parte del gruppo di aziende private che gestiscono una parte del nucleare tedesco. Siccome la Germania, a partire dalla volontà dei cittadini, ha deciso di dismettere il nucleare, queste aziende stanno facendo causa alla Germania per avere un risarcimento di qualche miliardo, mi pare 3 o 4 miliardi di dollari. Il governo dell'Uruguay, per cambiare il continente, dove c'era un oncologo che è diventato presidente, io di nuovo presidente, che aveva fatto una grande campagna contro il fumo, e sotto processo tentato dalla Philip Morris, perché questa campagna così aggressiva contro il fumo danneggia l'interesse della Philip Morris. Allora, come sono questi tribunali? Non è il tribunale nostro, civile o commerciale, questi due sono tre persone nominate all'interno di questo meccanismo negoziale, private al di fuori dal diritto di un paese o da altri, non fanno parte del sistema di diritto. È qualcosa di molto semplice, facendo un salto indietro nel tempo all'ex Mercatoria, cioè a quella legge tra privati che reggeva il commercio nel Medioevo. Dopo molti secoli siamo arrivati a regolamentare anche quello, quindi con questo sostanzialmente stiamo facendo un salto indietro di 1000 anni verso il Medioevo, cioè il commercio che ha soltanto una sua logica e una sua libertà, ma che regola all'interno dei propri meccanismi queste controversie. Il punto è che qua non parliamo di commercianti che se la vedono tra di loro, sullo stesso banco siedono gli stati che rappresentano comunità, milioni di persone, e una compagnia multinazionale. E questo è il punto. Ora dicevo, democrazia perché? Perché in base a accordi di questo tipo, e ripeto non è soltanto l'unico, quello che si chiude, quello che si preclude è ad esempio che un continente, come in questo caso l'Europa, decida di applicare un principio di prevenzione sulle cose che non conosce. Noi gli OGM ancora non li possiamo coltivare in Europa, perché si sta un po' cedendo questa linea, ma finora grosso modo è tenuto perché c'è un principio di precauzione che riguarda la tutela della salute pubblica dei consumatori su questo tema qua. Non potremmo mai fare un referendum come quello sull'acqua che abbiamo fatto e abbiamo vinto, perché non è pensabile in una logica di questo tipo che ci sia una prevalenza del gestore pubblico sul settore privato. Quindi sostanzialmente questi accordi rendono irreversibili queste riforme di stampo neoliberale che ci arrivano da 20 anni fa, 30 anni fa. Nel senso che qualsiasi misura che decide il governo o che decide l'Europa è reversibile, cambia maggioranza, cambia governo, cambiano le leggi. Questo tipo d'accordo blocca per sempre una logica all'interno della quale viene a cadere la sovranità popolare o la sovranità politica, se vogliamo, rispetto a ciò che uno decide di fare o non fare. Allora, io concettualmente sono d'accordo sulle aperture, sono pienamente d'accordo e totalmente contrario al concetto di autarchia da un certo punto di vista, dopo quando parliamo di economia internazionale. Il punto è come rendere questi accordi favorevoli per entrambi, perché qua il problema che si pone non è un problema di cattivi americani contro i bravi europei, perché guardate che su questo accordo hanno da guadagnare e hanno da perdere sia in Europa sia negli Stati Uniti. Non è che tutto il male sta di qua, tutto il bene sta di qua e tutto il male sta di là. Non è assolutamente così. Qua chiaramente chi vince un accordo di questo tipo sono i grandi gruppi economici statunitensi ed europei.
quelli che hanno capacità e potenza per lavorare sull'altro mercato, quelli che lavorano sui grandi numeri, quelli che vivono con fastidio le regole, quelli che abbiamo scoperto da poco tempo, anche di questo ne parlavamo da più della radio popolare, che non pagano le tasse. Poi sapete che noi siamo rimasti ancora tarati sull'idraulico che non fa la fattura, ma la grande innovazione mondiale, non italiana, sono questi grandi gruppi che hanno la facilità di poter produrre in un paese, essere registrato un altro e pagare le tasse di un terzo, e poi in quel terzo nemmeno pagarla, ma da lì portare in paradiso. Marchione non a caso giustamente ha scelto lo schema del fretta volete anche lui, Macintosh, Microsoft, Blockbuster, cioè abbiamo scoperto che questi che sono i motori della globalizzazione, quelli che ci vendono i telefoni, che ci rendono tutti uguali al mondo, questi però stanno pagando nulla. Quindi ecco, questo tipo di accordo è fatto da queste lobby. E quando, come oggi, si è cercati su internet una parlamentare eletta in questo collegio, e tra l'altro conosco bene perché dalle mie parti, Alessia Mosca ha rilasciato un'intervista nella quale dice che in realtà c'è troppo estremismo su questo tema, poi potrei dicono ma perché, ma in realtà non sappiamo nemmeno noi di cosa stiamo discutendo. Lei nella commissione accordi commerciali del Parlamento Europeo, ci sono quelli che stanno discutendo questo accordo e nemmeno loro sanno cosa stanno discutendo. Ma se non lo sa la politica, se non lo sa Coldiretti, se non lo sanno le piccole e medie imprese, chi è che lo sa? E chi è che lo sta gestendo? La domanda retorica ovviamente, la risposta è abbastanza scontata. Ad esempio uno di quei gruppi, come quello che ho saputo settimana scorsa, che ha vinto l'appalto, gestirà lo stand sull'acqua, la casa sull'acqua, grande risorsa, bene pubblico, in Expo 2015, dopo che durante chi sarà il gestore dell'acqua, che spiegherà la volontà dell'acqua, il gruppo Nestlé. Ecco, questi sono i gruppi che troviamo dietro. Guarda, dicevo, per concludere la tua domanda, non è la mia preoccupazione gli accordi, io credo che sono un fervente sostenitore del processo di Europea, anzi credo che sia un grave errore che non si vada avanti. Ci sono dei mercati che hanno dato buoni risultati tra paesi omogenei, il Mercosur in Sud America è un risultato che ha dato grandi risultati in scala. Ci sono tanti esempi di positivi di creazione di mercati che poi costruiscono delle regole e che man mano si allargano. Questo è una cosa diversa. Questo non è un modello di civiltà, ma è semplicemente sancire un approccio economico e un interesse di parte ben concreto. Il simbolo per me del TTIP e di chi lo promuove, perché è una proposta che ci arriva dagli Stati Uniti, io infatti lo chiamo la NATO economica questa degli Stati Uniti, e io consiglio di andare a guardare come è andato il NAFTA, che simbolicamente una volta nato nel 94, qualche anno dopo venne costruito un muro alto 5 metri a dividere due paesi per chiarire di che cosa si parlava, che non riguardava la gente, che non riguardava lo sviluppo, che riguardava solo gli affari, pur esclusivamente gli affari, e in quel modo pur esclusivamente gli affari, senza regole e nella giungla, come sappiamo bene, chi vince sono quei grandi gruppi. Io credo, per concludere, che questo accordo non sia riformabile, credo che questo accordo vada bocciato, come è stato bocciato prima un altro accordo qualche anno fa, come è stato bocciato l'ALCA in America Latina nel 2005. Questo accordo non è riformabile, perché togliere un pezzo di questo accordo non cambia la natura, e la natura di questo accordo, una apritista, è la chiave magica che apre un mondo che è quello degli Stati Uniti, che è quello della deregolamentazione, che è quello delle banche senza controllo, che è quello dell'agroalimentare senza controllo, anzi, controllato semplicemente da chi deve vendere, ma nel quale il cittadino, il consumatore, l'elettore non conta assolutamente più nulla. Hai risposto a una curiosità che mi era venuta mentre parlavi, però mi sembra sono cattivi solo gli Stati Uniti e gli europei no, e già in un passaggio mi hai sciolto il dubbio. Invece ritorno ad Andrea Boda, poi do spazio a voi, volevo capire, anche qui non lo so, magari l'hai già spiegato, ma io non l'ho capito probabilmente, cioè, questa è un po' la fine delle barriere commerciali, questo TTIP, si può andare, si va verso quell'approdo, e poi le regolamentazioni finanziarie come cambierebbero nel caso di approvazione di questo trattato, per quello che si sa. E poi io ho la curiosità degli scarponi da sci ancora, come è vero, il Giappone non c'entra, è chiaro, però voglio capire chi deciderà
in caso la controversia, chi la scioglie nel caso passi il TTIP così com'è? Volevo fare un paio di appunti su quello che abbiamo sentito adesso. Mi domandavo così criticamente, nel senso che sono perfettamente d'accordo sul fatto che la TTIP sia assolutamente un tema di geopolitica, non un tema di economia o di accordi commerciali, prevalentemente. Per rispondere alla tua sui dazi, sostanzialmente sì, cioè, ma peraltro devo dire che anche senza TTIP stiamo già andando verso questo processo di abbattimento, di mondializzazione, diciamo così, dei mercati, ma proprio per questo, perché stiamo andando in un processo di mondializzazione, io mi chiedo se gli accordi asimmetrici che sono stati citati non sono poi alla fine paragonabili ai quali accordi tra Europa e Nord Africa non sarebbero ugualmente asimmetrici, cioè ci piacciono di più perché in quella parte la simmetria è un altro vantaggio, non mi sembra, come dire, l'approccio giusto nel criticare una situazione. Peraltro devo dire che di tutti i vari soggetti presenti nel globo, Stati Uniti ed Europa sono le due economie per dimensioni meno asimmetriche possibili, nel senso che hanno un PIL, peraltro il nostro è leggermente più alto, similari, e popolazione, anche qui noi siamo qualcuno in più, anzi parecchio in più, comunque comparabili, quindi diciamo che la simmetria sicuramente tra Stati Uniti e Messico c'è, tra Stati Uniti e Canada c'è, tra Stati Uniti e Giappone c'è, tra Stati Uniti e Europa c'è, perché non c'è congruenza, però molto meno, insomma, mi pare che ce ne sia molta di più di asimmetria in un accordo tra l'Unione Europea e i paesi del Nord Africa o dell'Est Europa. Ecco, poi parlando di Est Europa mi vengono in mente le condizioni contrattuali, dove è verissimo che se uniformiamo, diciamo così, senza stabilire quali siano quelle giuste, ma uniformiamo il mondo del lavoro, è evidente che prevalgono le condizioni più favorevoli a chi eroga lavoro, cioè ai datori di lavoro, quindi quelle americane prenderebbero il sopravvento. È anche vero che nella condizione attuale, mentre noi stiamo a guardare, le nostre condizioni di lavoro vanno molto più verso quelle dell'operaio polacco. Quindi credo che ci sia un grande baffo di fronte poi al tema dell'evoluzione del lavoro, perché non è che rimanendo fermi riusciamo davvero a preservare, forse la nostra immagine di globalizzazione è quella di immaginare che i paesi economicamente meno fortunati di noi ci raggiungono mentre noi stiamo fermi ad aspettarli, però stiamo sperimentando dal punto di vista empirico che non è così. Non è così perché il tragitto che abbiamo intrapreso è comunque quello, cioè nel senso che, e credo che possiamo dircelo, chiunque dei nostri rappresentanti si ritrovi a governare il paese o l'Unione Europea va in ogni caso nella medesima direzione, forse cambia la velocità. Però mi pare che il governo attuale dal punto di vista della direzione sia molto diverso dai governi degli ultimi 20 o 30 anni. Cambia forse la velocità. Per cui mi chiedo se come dire, l'obiezione di un accordo con gli Stati Uniti sia quella di dire blindiamo la direzione nella quale navighiamo, sia un'obiezione poi che abbia delle fondamenta, perché temo che come dire, la direzione di rotta comunque sia segnata, quindi non sia comunque più un tema realmente in discussione. Non mi pare che ci sia, come dire, la svolta socialista in arrivo. Per quanto riguarda gli scarponi in Giappone, puoi chiedere se davvero la neve in Giappone è diversa? Voglio sapere chi regolerebbe una controversia del genere tra Stati Uniti. Come la si risolverebbe la controversia con TTIP? Diciamo che al momento lo scenario più probabile è quello di un ricorso dei produttori di scarponi alla ISDS, ammesso e non concesso che poi
faccia realmente parte dell'accordo, che ripeto, molti governi, tra cui quello tedesco che, come dire, un discreto peso ce l'ha, sono totalmente contrari all'introduzione dell'ISDS. Who knows la risposta. Vediamo se ci sono domande anche in pubblico. Domanda. La domanda del ghiaccio sempre quella più. Beh, se io passo. Veloce, così facciamo cose più. No, esatto, allora ripasso subito a te, visto che Andrea ha posto lui delle questioni. Spiegato male su un punto. Su corre cronografica non c'è nessuno, quindi sto parlando di qualcosa che in testa io, di come dovrebbe essere. Ma quando c'è stato un tentativo, il processo di Barcellona, che si è discusso di fare qualcosa, ovviamente non si parlava di nulla di simile al TTIP, ma dell'allargamento delle barriere economiche europee a Nord Africa, che è un po' diverso. Cioè, esempio, io se mi chiedessero cosa fare, direi sicuramente che alcuni settori dell'agricoltura europea andrebbero dismessi per essere fatti dall'altro lato. Cioè, io preferirei che i marocchini raccolgano arance in Marocco piuttosto che alla catena i pomodori in Puglia. Sono paesi che hanno grandissime potenzialità e che potrebbero essere sviluppati. Quindi sicuramente un accordo del Mediterraneo dovrebbe prevedere un tipo di accordo economico non di semplice vantaggio ma anche di forte intervento, perché quello che potrebbe essere, anzi che dovrebbe essere l'interesse strategico dell'Europa è che si inneschi un processo di sviluppo nell'altra sponda che non soltanto eviti quello che sta succedendo, cioè paesi allo sbando che non esistono più, forieri di problemi di guerra e di integralismi, ma anche di fenomeni di immigrazione forzata. Quindi ovviamente sarebbe un tipo d'accordo che dovrebbe in qualche modo andare a creare economia dall'altro lato, in parte che in parte non esiste anche grazie alle politiche miopi europee in questi anni. Cioè, io sono pienamente convinto che le politiche agricole comunitarie abbiano mal preparato l'agricoltura europea in apertura del mercato, l'hanno drogata, hanno tollerato delle cose intollerabili, comunque pazze, frodie, hanno premiato soggetti che non andavano premiati. Per anni e anni il primo percettore di contributi comunitari agricoli è stata la regina dell'Inghilterra. Quindi stiamo parlando del 60% delle risorse europee, adesso ridotto ai 40%. Questo tema c'è adesso ridotto ai 40%. Quindi anche con le politiche non gestite hanno sicuramente tolte molte possibilità da affrontare il Mediterraneo. Però appunto il problema è che qualcosa non esiste. L'asimmetria che c'è tra Stati Uniti e Europa, giustamente, sono le due aree più omogenee dal punto di vista economico, sono tutte sul tema della regolamentazione. Cioè noi abbiamo un sistema di protezione e di costruzione frutto di 30 anni di lotte degli ambientalisti, degli animalisti, di quello che vogliamo, di tutto quello che ha prodotto su ogni ambito della nostra attività economica e di vita degli standard, tranne che per poche cose, superiori o molto più stringenti degli Stati Uniti. E c'è anche il discorso di interesse nazionale, che non è una cattiva parola, ogni tanto. Cioè, io vorrei che il nostro governo si ricordasse che l'agricoltura italiana, che l'agroesportazione italiana, cioè il prodotto che l'Italia esporta, frutto dell'agroindustria, è un prodotto che viene fatto per più di metà con materie prime importate e che tutta la ricchezza di quel prodotto, il valore aggiunto di quel prodotto sta nell'aver saputo migliorare, perfezionare, tramandare culture che hanno prodotto dei prodotti di eccellenza. Ma se il parmigiano reggiano non è più tutelato perché gli Stati Uniti non riconoscono le tutele, sapete, gli Stati Uniti non esistono, l'Italia è il paese al mondo con più prodotti, indicazione di qualità di provenienza, questo sarebbe un danno terrificante per noi, sarebbe un grande danno che in questo vailame si perda quello che è stato gli ultimi 30 anni di investimenti pubblici e privati per portare l'agricoltura misera come è stata storicamente quella italiana, che non riesce ad essere autosufficiente, comunque ad essere presente sul mercato con i prodotti dove il valore sta nella qualità. Quindi la concorrenza sul prezzo, che è quello che avverrebbe, è stata qualcosa che senz'altro raggiungerebbe quel tipo di industria. Quindi ripeto, quello che vedo di asimmetrica in questa situazione è il fatto che c'è troppa disparità
dai diritti sul lavoro fino alle tematiche ambientali tra le legislazioni dei due paesi. No, non è che c'è un pezzo che va bene e un pezzo che va male. L'80% dei temi che tocca questo accordo vedono dei regolamenti molto più stringenti da parte europea. Quindi è ovvio che chi ha un vantaggio in queste condizioni è chi ha dei costi anche inferiori, ma quel pollo al chiodo costa meno del pollo allevato a terra, non c'è dubbio. E le robe che vende Walmart, che li fanno con gli schiavi della catena perché loro non hanno firmato le robe sul lavoro in Cina e non devono giustificarsi con nessuno, certo che costano meno delle cose che fa la Coop, che da 40 anni martella sul biologico, su questo, sostiene Dolciotti, fa ovvio che costano di più quei prodotti. Quindi questo è il patrimonio che noi rischiamo di fare questo accordo. Sul discorso della neve, in questa logica qua non c'è dubbio che quelle scarponi l'avrebbero venduto, perché il fatto che la neve è diversa non è un argomento che non è quel tipo può accettare, quindi indubbiamente quello scarpone sarebbe venduto in Giappone. Neanche il giornale tradizionale, tra l'altro il Giappone è il paese che ha più tutele in assoluto sul proprio mercato e che più sovvenziona tra l'altro l'agricoltura. Volevo solo magari anche stimolare un fattore, diciamo, sul discorso, si parlava insomma di rischio per la democrazia, riflettiamo un attimo anche sul discorso ovviamente della perdita di sovranità dei paesi insomma europei rispetto al discorso insomma della possibile impugnazione di norme diciamo vincolanti o diciamo per quanto riguarda il TTIP. Il problema è un altro, che riflettiamo dal mio punto di vista, dal punto di vista diciamo energetico, dell'incentivazione delle fonti fossili nel nostro paese, la partecipazione anche che c'è su questi temi. Fuori di dubbio che un accordo di questo tipo mette a rischio le risorse acqua, risorse, anche le risorse del sottosuolo, ma le risorse paesaggistiche, perché sostanzialmente va a deregolamentare norme di tutela ambientale. Ma riflettendoci dal punto di vista diciamo energetico, il TTIP si inserisce per quanto riguarda il nostro paese già in una sorta di deregolamentazione ambientale, ma già all'interno di un contesto normativo che toglie sovranità alle comunità locali. Basti pensare allo sblocca Italia, fondamentalmente, che va a sancire e dare caratteri di strategicità e di pubblica utilità ai progetti energetici, già su quello decide lo Stato. Quindi dal punto di vista del nostro paese, diciamo quindi dell'Italia, non vedo gioco facile, insomma, non ci saranno contrapposizioni a questo tipo di accordo, soprattutto per quanto riguarda il settore energetico, perché stiamo andando praticamente in continuità anche con il governo Renzi, in continuità con i governi precedenti, è andato verso questa direzione. Ci hanno provato ad agosto con la modifica del titolo quinto della Costituzione, l'articolo 117, siccome qualcuno gli ha fatto notare che probabilmente ci sono dei caratteri di incostituzionalità nella bozza approvata in Senato, si sono concentrati sullo sblocco Italia, e il risultato che abbiamo visto è esattamente questo, cioè da oggi su questa tipologia insomma di progetti energetici, non solo, io parlo ovviamente degli articoli 37, 37 e 38, decide lo Stato, ma penso anche poi a quello che viene messo diciamo in pericolo, viene messo in pericolo la virtuosità di alcuni territori, penso anche ai rifiuti, al discorso dei rifiuti, che oggi un territorio virtuoso e fa una raccolta differenziata potrebbe trovarsi magari a smaltire i rifiuti di altri territori non virtuosi. Cioè il TTIP in Italia dal punto di vista quantomeno energetico secondo me agisce già in un ambito che è già deregolamentato, della sovranità, diciamo ce la siamo giocati da spezzo. Questo era solo, volevo, sperando di sollecitare, di passare insomma di far arrivare qualche domanda dal pubblico. Non so se vuoi venire qui col microfono, così ti sei anche un po' aperto per tutto.
Io sono uno di quelli che, conoscendo questo trattato, si sta organizzando per sensibilizzare l'opinione pubblica, e questo evento mi pare molto interessante e utile per far capire i danni che porterebbe questo trattato e per fare in modo che non venga firmato. Una delle cose, oltre alla considerazione che faceva Somoza sulla mancanza di democrazia che comporterebbe questo trattato, volevo ricordare che c'è un discorso, non so se è stato detto prima che io arrivassi, in Europa esiste il principio di precauzione, cioè qualunque bene, prodotto che viene messo sul mercato, e non so chi ha visto la puntata di Record qualche settimana fa, è costretto, o il produttore, a sottoporre il suo prodotto a una serie di analisi e di controlli preventivi per dimostrare che quello che sta mettendo sul mercato e dare sulle tavole di milioni di europei effettivamente è sano, non ha controindicazioni. In America non è così. In America il produttore può vendere qualunque cosa, casomai è un gruppo di consumatori che si devono organizzare per dimostrare che quel prodotto è nocivo. E questo trattato porterebbe, introdurrebbe il principio americano nel nostro mercato per le ragioni di concorrenza e di costi diversi che avrebbero le nostre aziende, i produttori dei nostri beni agroalimentari. Io credo che l'altra cosa importante, è stata citata prima adesso, è il referendum sull'acqua. Ha votato un sacco di persone, una grande maggioranza di italiani sono contrari alla privatizzazione dell'acqua. Con questo trattato, quell'accordo, quel referendum non avrebbe più nessun valore. Già i nostri governi stanno cercando di bypassarlo, ma con quel trattato sicuramente la privatizzazione dell'acqua diventerebbe all'ordine del giorno. Ecco, io penso che ci sono tante altre ragioni, per esempio i farmaci generici. I farmaci generici verrebbero messi in discussione dal fatto che il brevetto, c'è tutto un discorso, l'accordo è molto complesso, c'è tutto un discorso che riguarda i brevetti e la proprietà intellettuale, che probabilmente con una piccola variazione del brevetto l'azienda farmaceutica potrebbe rendere non riproducibile il suo farmaco da una ditta che fa il farmaco generico, perché rientrerebbe di nuovo dopo i 20 anni famosi, rientrerebbe di nuovo fra i farmaci non clonabili dalle altre, e quindi ci sarebbe una lievitazione anche dei costi del sistema sanitario, così come l'introduzione di tutta una serie di servizi privati. In buona sostanza, l'idea di chi promuove queste cose, l'idea del mondo che ha, è quella di un mondo a due velocità. Ci sarà un mondo dove il parmigiano sarà prodotto per alcuni che se lo potranno permettere, che avrà costi molto elevati, e ci sarà una grande massa a cui verrà dato il parmesan, che è un'altra cosa, fatta con un latte dove ci sono dentro gli antibiotici e tutta una serie di altre cose, che non ha niente a che vedere con il nostro prodotto e che sarà quello che invaderà le nostre tavole, semplicemente perché c'è un gruppo agroalimentare che guadagna di più facendo quello che non facendo altro. È un mondo che si basa su un principio del profitto rispetto alle persone, rispetto alla qualità della vita delle persone. Io non credo che sia inevitabile. Io non sono d'accordo con il relatore che diceva questa è la direzione in cui va il mondo. È vero che si sta andando verso la globalizzazione, ma non capisco perché la politica, le persone che noi deleghiamo a governare la nostra vita e i nostri paesi, non posso decidere di mettere dei limiti a certe cose, perché il profitto è un motore, ma anche la qualità della vita delle persone, anche il welfare europeo è sempre stato un meccanismo che ha salvaguardato tenore di vita e benessere delle persone. Il welfare è messo in discussione da questo tipo di concezione della vita dell'economia. Io penso che ci siano tutte le ragioni per cercare di non farlo firmare. Questa è una
un intervento da relatore da Falco che domanda dopo da Andrea la parola. Molto perplesso, ma è che
se va in porto ci sarebbe un tribunale privato che rivolgerebbe le multinazionali per condannare gli stati, no? Che non li permettono, che hanno delle restrizioni sulle loro prodotti, che gli impediscono di guadagnare come vogliono perché hanno fatto un investimento. Quindi il concetto che se l'investimento va male fallisce non esiste più, perché comunque qualcuno che si inventa qualcosa deve poi per forza guadagnare. Quindi non c'è più il concetto di mercato. E quindi la questione di democrazia è centrale a questo punto, no? Insieme a poi la nostra questione di vita, la qualità di vita in cui noi poi saremmo costretti a vivere. A Milano e in Italia abbiamo visto su vari settori, per esempio sulla sanità, come poi la sanità privata, come ha gestito poi questo aspetto, dalla Santa Rita, dalla San Raffaele, le operazioni inutili, eccetera, queste sarebbero legittime a questo punto, perché se bisogna fare il profitto, qualsiasi cosa è legittimo, di fare il profitto. Quindi io credo che questo ci deve veramente spaventare e dobbiamo, oggi che cominciamo a discuterne e a conoscere alcuni aspetti, perché non si conosce ancora tutto, conoscere alcuni aspetti ci deve veramente indignare e impedire che questo accordo, poi io voglio dire, un accordo tra due soggetti privati è un discorso, allora lo possono fare anche privatamente, segretamente, ma un accordo tra due stati dove coinvolgono la vita di milioni di persone non può essere un trattato privato, deve assolutamente essere trasparente, democratico e coinvolgere tutte le persone. Giro di risposta, poi vediamo se c'è altro. Quello che mi viene a dire è che il tribunale, Luigi, non è che condanna necessariamente, giudica alla fine, perché se no banalmente chi si rivolge il privato contro lo Stato va da un vendicatore, non da un tribunale, dovrebbe giudicare e poi magari dare torto, potrebbe dar torto allo Stato anche. Se dovesse condannare necessariamente sarebbe altro. Andrea, dovete la prima riflessione lunga, insomma, ti toccava la parola diputata. Allora, diciamo che allora, quando io ho fatto l'esempio degli scarponi da sci, ho fatto l'esempio del buffo, ho fatto anche però l'esempio del pollo al cloro, no? Per spiegare che cioè, sono cose, come dire, aspetti positivi e negativi. E me ne viene un altro per esempio di pensiero, nello studio che l'Unione Europea ha pagato al CEPR per farci valutare i benefici o comunque gli effetti del TTIP, c'è indicato un incremento di PIL e un incremento di posti di lavoro per l'Unione Europea anche maggiore di quello che avrebbero gli Stati Uniti. Però la cosa, come dire, interessante è lo spacchettamento di questi posti di lavoro che si creerebbero. Cioè ci sono dei settori, come è intuibile, che vanno a beneficiare in maniera immediata, e ci sono invece dei settori che troverebbero nella competizione invece dell'economia americana, che come dire, viene a far parte di un'economia unica e condivisa, dei settori in Europa che resterebbero a questo punto sconfitti e si disidraterebbe in qualche modo. Quindi magari noi avremmo un aumento netto di posti di lavoro, però poi, e questo come dire a livello di sistema, ma poi però a livello di persone chiaramente il discorso cambia, perché chi lavora in un determinato settore dovrebbe essere capace di riconvertirsi per andare ad occupare un posto di lavoro in un altro settore che invece si rivela florido. A me non mi sembra una cosa così tanto automatica, insomma, che un ex
non so, infermiere diventi un abile mezzadro, per fare adesso le prime due stupidaggini che mi vengono in mente. Quindi, per carità, a me sembra, da quello che si è detto in sala, in realtà che siano emerse un sacco di possibili istanze di riforma di questo TTIP. A me viene da pensare, per esempio, che il nodo cruciale sia esattamente quello della ISDS, cioè dell'arbitrato, del potenziale arbitrato che accoglie le istanze di imprese contro gli stati. Ma per la banale ragione che se esiste interesse per i prodotti alimentari coltivati o allevati a seconda che siano le città minimali in una certa modalità, secondo una certa filiera, tutto questo può avere mercato se non esiste la minaccia del produttore di alimenti che pretende di avere il diritto di coltivare o allevare senza restrizioni. Quindi voglio dire, ci possono essere poi delle aree che si possono perfettamente dedicare alla produzione di alimenti nel rispetto della filiera o delle norme di prudenza all'interno poi di un contesto. Cioè, mi sembra di capire, perché altrimenti voglio dire, la risposta è soltanto un no al TTIP, punto e basta, come se questo ci preservasse in qualche modo dal fatto che domani mattina il sole sorge, il mondo continua a girare. Credo che dovremmo chiederci come eventualmente portare le nostre istanze di cambiamento, qualcosa, che cosa non ci va bene, che cosa vorremmo vedere di diverso e che cosa invece ci preoccupa e ci spaventa, perché non credo che respingere tutti i tempi ci salvi da ciò che ci spaventa. Credo che si debba fare poi un passo ulteriore. C'era la domanda su possibile bloccare il trattato, appunto. Parlava, non mi ricordo chi, di questa domanda, ha detto che a Pioltello hanno presentato un ordine del giorno. Sì, ma stanno presentando in tanti comuni, in Piemonte, in Chelino, in Ferrara, un po' in giro stanno presentando tante. Ma la domanda fondamentalmente è quella della desegretazione anzitutto. Allora, l'accordo non è segreto. L'accordo è pubblico, è stata una decisione politica di 3 anni fa di instaurare questo negoziato, ci sono dei funzionari della Commissione Europea e degli Stati Uniti che stanno negoziando, non si incontrano di notte da qualche parte. Il negoziato è segretato, non il fatto che ci sia un negoziato, quello lo sappiamo, è pubblico. È segretato perché? Perché secondo gli Stati Uniti, che sono quelli che hanno imposto quella segretazione, far conoscere i termini dell'accordo prima che l'accordo si debba firmare può creare delle turbative di mercato o comunque interferire tra i soggetti economici che dovrebbero avere benefici o no. Questa è la versione ufficiale. Infatti i governi europei che dovrebbero poi ratificare l'eventuale accordo, che ricordo che il Parlamento europeo che lo approva o lo boccia, poi sono gli stati nazionali che lo ratificano, non l'hanno vista ancora questa bozza, nessuno l'ha vista, nemmeno i giornalisti più bravi, si sta sapendo delle cose che stanno un po' così in giro, anche perché in realtà questo accordo ricalca molto poco. Ci sarebbe l'ipotesi di permettere la visualizzazione del punto al quale sono arrivati i negoziatori, se stanno studiando, che consisterebbe nella cosiddetta reading room, cioè una stanza ibrida blindata a Bruxelles, all'interno della quale apparentemente era dentro l'ambasciata degli Stati Uniti, che è il posto dove fisicamente, tra l'altro, di fianco hanno tutte le apparecchiature con le quali intercettare il cellulare tutti i politici europei, compresi la Merkel, ricordate che gli americani sono quelli che ascoltano Sarkozy e tutto. Lì dentro quindi si entrerebbero i rappresentanti dei governi, gli darebbero il testo stampato, non potrebbero portare con sé macchine, penne, libro, blog, note, nulla, lo leggono e poi quello che si ricordano quando escono bene. Questa è la trattativa in corso perché possano visionare l'accordo, la bozza del quello che sta girando. Allora, cosa si perde, la domanda che veniva posta là in fondo? Anzitutto il lavoro,
So che questo studio, tra l'altro sulle 24 ore, se seguite sulle 24 ore, seguite il dibattito, è perché Confindustria ovviamente è chi vuole questo accordo, nel senso che rappresenta i soggetti che ritengono di avere qualcosa da guadagnare su questo accordo. Tutte queste simulazioni parlano dei posti di lavoro in più, che comunque sono cifre molto modeste, perché mi pare che il PIL, 1% di PIL, e 0,5 addirittura, e 600.000 posti di lavoro, qualcosa del genere. Nessuno invece parla dei posti che si perdono. Quindi sappiamo, secondo loro, quali sarebbero i posti in più su quei settori che non sappiamo nemmeno quali avrebbero i vantaggi, ma non sappiamo quali sarebbero i posti in meno. E io scommetto che uno dei paesi che perde più l'Italia, perché il discorso che si faceva prima del Parmesan, che ponevano sul parmigiano e il Parmesan, il danno per l'Italia non è tanto che in Italia all'improvviso tutti si metteranno a mangiare il Parmesan, anche se sicuramente lo mangeranno le persone che hanno perso il lavoro, che hanno un basso reddito, come gli Stati Uniti, no? Cibo spazzatura, chi lo mangia negli Stati Uniti? Anche là c'è cibo di qualità, ma poi c'è la marea di poveri impoveriti che mangiano quella roba lì, quindi anche noi avremmo i poveri nostri o gli impoveriti nostri che mangerebbero peggio, ma soprattutto a livello del mercato europeo perderemo fette di mercato, nel senso che l'Italia e l'Europa in generale lavora sulle nicchie di mercato, non lavora sulla quantità, cioè noi non possiamo invadere gli Stati Uniti di parmigiano, anche volendo, ma loro possono invadere l'Europa di Parmesan. E questo è il punto, io credo che in definitiva il paese che potrebbe guadagnare di più probabilmente la Germania, per via dei grandi gruppi che hanno loro nel campo della meccanica, automobilistica, eccetera, quindi loro hanno dei grandi gruppi che sono già presenti, che avrebbero dei vantaggi ovviamente, il resto i paesi mediterranei soprattutto avrebbero dei grossi problemi. Comunque il tema è che questo accordo o questi accordi quello che tendono è abbassare gli standard ma non alzarli. Quindi una riforma possibile e una logica che io inserirei in questi accordi è quello di fare gli accordi progressivi, non regressivi. Cioè sul lavoro da 20 anni stiamo subendo delle controriforme costanti per adeguarci al costo della mano d'opera di paesi emergenti, quando nel frattempo nei paesi emergenti sta migliorando le condizioni di lavoro e sta aumentando il reddito e stanno aumentando i diritti, cioè in Cina aumentano i diritti e in Europa sta calando i diritti, perché così in questo momento il mercato del lavoro è globale. Mentre invece appunto questi accordi tendono ad andare indietro. Per concludere velocemente, io credo che i grandi problemi provengano dagli Stati Uniti. Il primo perché Obama ha perso le elezioni e non sappiamo assolutamente cosa intendono fare i repubblicani su questo accordo. Loro difendono la lobby, sicuramente ha molto a cuore la lobby energetica, e questo li potrebbe portare a favore di un accordo di questo tipo, ma hanno anche altre lobby altrettanto coerenti che non sono assolutamente d'accordo. Le banche americane non sono d'accordo, perché dopo il 2008 là ha avuto una legislazione che è stata imposta dopo il crack che li porta in questo momento ad avere più limiti nella loro priorità rispetto all'Europa, e temono i gruppi europei che possono andare a lavorare negli Stati Uniti secondo la legislazione europea, che in questo momento è più elastica, diciamo. Quindi come vedete sono incrociati i temi. Ma fondamentalmente, se togliamo le SDS, se rispettano le tipicità, l'indicazione geografica, se questo accordo gli americani non lo firmano più. E questo è il punto. Anzi, il Parlamento olandese ha votato settimana scorsa per 3 voti, cioè passato, con 3 voti di scarto di maggioranza, una mozione dicendo noi non accettiamo un accordo nel quale c'è l'SDS. In Germania non voglio sentirne parlare. I socialisti spagnoli sono contrari, non parliamo di Podemos, la Spagna è spaccata, i socialisti francesi e spagnoli, poi la Francia in generale non ama questo tipo d'accordo, ha già posto la questione della clausola culturale ancora come tempi dell'altro accordo. Quindi il discorso è che cambiamo questo, cioè diventa più europeo l'accordo, non ci stanno più loro, e ricordiamoci che non ci stanno più loro, ma nemmeno Obama, non ci stanno più loro, che in questo momento hanno un Parlamento delle due rami, la maggioranza repubblicana. Quindi la sensibilità è uguale a zero su questi temi di cui stiamo parlando. Quindi credo che in questo momento il principale problema per questo accordo sia il fatto che negli Stati Uniti è cambiata maggioranza, anche se il Presidente è lo stesso, e che nel Nord Europa stanno già mettendo in discussione non cose marginali, cioè per i tedeschi è marginale il DOC, perché loro, cioè, l'industria tedesca cosa li cambia? Avranno 5 marci, 3 buste e 2 patate registrate loro. Mentre invece sul tribunale no, su quello perché?
perché in questo momento gli sta chiedendo 3 miliardi di risarcimento con quel tipo di meccanismo sul nucleare. E quindi ecco, loro hanno già capito come funziona la cosa, anche l'Olanda non può sentire parlare, l'unico entusiasta è la Gran Bretagna, sapete che loro sono una specie di debt and dance degli Stati Uniti, anche perché la Gran Bretagna, sede, principale sede della finanza europea, avrebbe molto da guadagnare rispetto agli Stati Uniti nel mercato americano, e poi rimane il nostro governo che è ottimista per definizione, ma non so dire perché. Io ho una domanda forse molto banale, volevo capire l'accesso al credito per le persone comuni negli Stati Uniti, se com'è rispetto a quello europeo, perché tutto questo parlare di aumento di posti di lavoro sia da parte del governo italiano sia da parte appunto del TTIP, ma se è lavoro precario che in Italia non ti dà accesso al credito, non vedo sbocco economico da questo punto di vista. Ovviamente d'accordo su quanto è stato detto questa sera e sulla necessità direi di campagne mirate di sensibilizzazione, perché il tema è abbastanza ostico e complesso, per cui probabilmente ci sarà la necessità di andare a estrapolare temi concreti e poi fare campagne mirate nelle varie situazioni per appunto sensibilizzare la gente, la popolazione sui rischi di questo trattato. Ma questa la mia invece era una domanda tecnica, se vogliamo, a Somoza. È in corso ed è quasi completato un analogo trattato tra l'Europa, tra l'Unione Europea e il Canada. Questo è, il pacchetto è praticamente confezionato. Non c'è il rischio che, essendo il Canada nel NAFTA, essendo gli Stati Uniti, diventi, indipendentemente dal TTIP, una sorta di cavallo di Troia per le aziende americane che hanno poi delle branch, delle filiali o comunque delle aziende collegate sul mercato canadese. Allora, una curiosità che anche sostanzialmente un dubbio, credo che questo trattato di Libri, per quale possibilità anche voi, si sa ancora molto poco in realtà su come si concluderà. Però leggendo qua e là ci sono parecchi autori che paventano addirittura questo tipo di dubbio e sarà interessato di sapere a parte vostra che cosa è interessato. No, una volta che, se e quando questo TTIP entrerà in vigore, una volta definiti gli ambiti in cui commerciali e investimenti in cui questo medesimo trattato avrà validità, che spazio ci sarà per tutte quelle ulteriori successive modifiche a livello di regolamentazione che potessero prendere piede in una delle due sponde dell'Atlantico, e nel caso queste ulteriori successive regolamentazioni prendessero piede in una delle due sponde dell'Atlantico, vincolassero anche le scelte o le multe che dovrebbero pagare i paesi e le aziende che in teoria ne verrebbero svantaggiate da un'applicazione parallela su una delle due sponde. In parole semplici, è evidente che se questo trattato permetterà anche nelle ulteriori successive deliberalizzazioni che dovessero avvenire in una delle due sponde, alle aziende di dire ecco, vedete che là siamo, abbiamo possibilità di business e qua non abbiamo, è chiaro che tutte quelle multinazionali che hanno grosse capacità di lobbying a questo punto vedrebbero molto ridotto le loro necessità di spesa per foraggiare appunto chi si occupa di lobbying per vincolare le normative commerciali, addirittura quindi a livello intercontinentale. Volevo sapere che spazio, per quanto se ne possa intuire, ci sarà anche di questo aspetto, ma ci sarà anche per questo aspetto di ulteriore favoreggiamento della capacità di lobbying delle multinazionali. Grazie. Allora, per quanto riguarda la contrarietà di c'è stata un'esperienza, un modello di mercato mondiale estremamente deregolamentato, che è quello dei capitali finanziari, che ha portato alla crisi esplosa nel 2007-2008 e scuola aperta, cioè una complessa deregolamentazione. Questo modello si vuole estendere anche alla produzione di beni e
riguarda il rapporto dell'organismo di arbitrato privato, si chiama ISDS, sono anche domande, e assolutamente anche questa è una soluzione non accettabile dal punto di vista. Io credo che parlava prima del relatore che ha introdotto la questione di tendenza alla mondializzazione della Stato, sicuramente nessuno può affermare il mondo in movimento, però ci sono soluzioni. Io lo segnalo che anche la nostra Costituzione, l'articolo 1, parla di cessione di sovranità dello Stato, l'appartenenza all'Unione Europea non è altro un esempio di questa cessione di sovranità, ma un conto è cedere sovranità a una comunità di Stati superiore, può essere attualmente l'Unione Europea si prenderà, si sarà capace di prendere due comunità originali, no? Quindi modello sociale eccetera, o addirittura una tendenza verso la realizzazione di quella che è stata l'utopia degli italiani del governo mondiale, se qualcuno se la ricorda. Ma altra cosa è cedere la sovranità a potenze private, perché le multinazionali sono delle potenze private. La realizzazione del profitto, cioè non si può cedere la sovranità degli stati, nonostante la crisi indiscutibile o collaborazione, è vicina alla realizzazione del profitto privato. Sì. Due domande rapidissime, due temi specifici, visto che è stato posto anche la questione di trovare dei temi che possono facilitare la riflessione delle persone eventualmente. Sì, allora vi giro. Due temi rapidissimi per cercare anche di arrivare a dei temi concreti che possono facilitare poi la divulgazione delle persone a interessarsi di questo trattato. Il primo riguarda OGM, è stato accennato all'inizio. Io ho letto che sì, il tema OGM secondo un tema critico era stato messo un po' da parte, no? Dicendo no, ci impegniamo che il tema OGM però lo togliamo dal trattato. Mi chiedo, è una domanda molto semplice e secca, se poi attraverso il meccanismo degli SDS potrebbe rientrare, no, dalla finestra come appunto uno dei punti su cui avere un contenzioso fra i multinazionali che producono i propri OGM e gli stati che si oppongono all'ingresso di OGM in Italia. Sapendo, guardando l'altro giorno con un amico che fa agricoltura, che il prezzo del mais oggi non comunitario, cioè OGM è molto più basso del mais comunitario, no, quindi non OGM, e che nel momento in cui si apre questo tipo di contenzioso, si apre una finestra, immediatamente il mais OGM entrerebbe nel nostro piatto. Il secondo tema, che non penso non ho accennato, è quello sulla privacy. Parlando di abbattimento delle barriere tariffarie e sapendo che noi abbiamo in Italia in particolare forse la legislazione sulla privacy un po' arzigogolata, ma sicuramente molto forte, e sapendo che negli Stati Uniti di converso non c'è una legge sulla privacy, volevo capire se questi sono altri quei temi che, aprendo la porta al livellamento delle regolamentazioni, può portarci qualche brutta sorpresa. Grazie. No, un discorso, volevo fare rispondere ad alcune sollecitazioni, poi vi volevo fare una domanda se è possibile. Allora, il discorso del coinvolgimento, insomma, delle popolazioni e le azioni a livello locale. Io diciamo che da giornalista e ancora prima, insomma, da attivista, non posso che essere, diciamo, favorevole ad un'azione di informazioni sui territori, quindi informare, magari farlo, diciamo, anche cercando di creare una frammentazione dei tempi, quindi per andare molto più a fondo sulle questioni, cercare di localizzare gli aspetti del trattato, darne sempre di più un'aderenza su determinati territori, è fondamentale da questo punto di vista. Una campagna potrebbe essere portata avanti, una campagna di sensibilizzazione anche tra quelle amministrazioni che poi decidono di magari approvare delle delibere con le quali, diciamo, si potrebbe impegnare le regioni e di conseguenza il governo centrale a non firmare l'accordo.
è anche questa un'azione di lobbying sostanzialmente, anche se a quanto pare il governo attuale vorrebbe, diciamo, arrivare ad una, ad un accordo di, quasi definitivo entro la fine del semestre europeo. È improbabile, però tentano di accelerare quantomeno per blindare alcuni aspetti della, dell'accordo. OGM, questione OGM, da quello che trapela sostanzialmente dall'accordo, su quello che si riesce, insomma, sostanzialmente a conoscere e sapere, ci sono in effetti gli estremi per, da parte delle multinazionali del settore, per impugnare leggi, diciamo, che di fatto bloccherebbero, insomma, l'uso di OGM in, in Europa. Addirittura si parla, insomma, di trattative private di alcune società strettamente legate al settore energetico, si starebbero praticamente organizzando per mettere su una cordata e fare, diciamo, terra bruciata delle opposizioni al proliferare dell'OGM in Europa. Parlavo del collegamento tra OGM ed energia, dove, cioè, sostanzialmente oggi in Italia abbiamo dei progetti, alcune società che operano nel settore, diciamo, della produzione energetica legata anche al, diciamo, alla stretta praticamente correlazione tra ad esempio la, diciamo, l'investimento nell'OGM e la produzione di energia, sarebbero, diciamo, nella, anche loro nella posizione di poter impugnare questo tipo di tentativo di bloccare l'OGM. Perché? Perché quello che sta andando di moda oggi, ad esempio, nel settore energetico è il termodinamico, il solare termodinamico, che quando parliamo di solare termodinamico potenzialmente potremmo, insomma, parlare, riflettere su una produzione di energia pulita perché deriva dal sole. In realtà il solare termodinamico prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici su terreni superiori ai 200-250 ettari, che vanno poi ad alimentare delle serre fotovoltaiche per la produzione di organismi geneticamente modificati, e la correlazione è sostanzialmente in quello, ed è un rischio reale. La domanda: noi stiamo assistendo in questo periodo, innanzitutto al discorso del oggi l'Europa, firmare o non firmare il trattato, dal punto di vista energetico l'Europa ha messo in difficoltà, inclinato e rovinato diversi rapporti dal punto di vista energetico. Abbiamo già praticamente messo, diciamo, rovinato un po' e intaccato un po' i rapporti, ad esempio, con la Russia, perché da una parte continuiamo, sì, diciamo, ad importare risorse, gas dalla Russia, dai paesi dell'est, dovuti soprattutto ai vecchi accordi stipulati dai take or pay, che ci vincono per 20-30 anni ad acquistare gas, anche se di fatto non lo utilizziamo, e dall'altra stiamo contrattando praticamente con gli Stati Uniti per far arrivare altro gas. E oggi in questo contesto stiamo assistendo ad un abbassamento del prezzo del petrolio in grigio, $70 al barile. Questo cosa ha comportato? Non in Europa e né tantomeno in Italia. Ha comportato un abbassamento del costo dei prodotti petroliferi. Però questo aspetto per l'Italia è, diciamo, tra virgolette, paradossale o quantomeno controverso. In Italia, mentre, diciamo, in un mercato globale noi abbiamo l'effetto dell'abbassamento dei prezzi dei prodotti petroliferi, in Italia la benzina è lì o è fermo o sale, perché abbiamo una tassazione su benzina che è tra le più alte praticamente del mondo. Allora mi chiedo, è possibile mettere mano alla normativa nazionale per poter far rispettare anche questa regola? Perché se
se la produzione praticamente di prodotti petroliferi aumenta e c'è maggiore concorrenza e c'è un abbassamento dei prezzi, non riesco a capire perché l'abbassamento dei prodotti petroliferi, del prezzo dei prodotti petroliferi della benzina debba valere per tutti tranne che per il nostro paese. Quindi come usciamo da questa contraddizione? E questa è la mia domanda. Strutturando il debito. L'accordo con il Canada è stato un accordo valore di sé, nel senso che è stato il negoziato sul quale si sono tarati per l'accordo con gli Stati Uniti. Infatti il tema del SDS è venuto proprio su quell'accordo lì, cioè la presa d'atto del fatto che qualcosa non quadrava è saltato fuori su questo accordo qua. Quindi effettivamente sì, c'è il rischio che il Canada non è soltanto un paese che fa parte di un mercato del NAFTA, il Canada è totalmente integrato all'economia statunitense, cioè l'80% degli scambi economici del Canada sono all'interno del Nord America tra loro e Messico, quindi sostanzialmente tra l'altro molte aziende americane hanno scoperto il gioco adesso di trasferire le loro case madre in Canada perché hanno una fiscalità più vantaggiosa anche se rimangono americani. Questo è uno dei trucchetti che si conoscono continuamente, però effettivamente sì, quell'accordo è quello che dalla venuta fuori di queste contraddizioni sull'accordo col Canada che è iniziata nel nord Europa l'inizio un po' dell'ostilità sull'accordo di questo accordo con gli Stati Uniti e l'allentamento, perché il piano di marcia era di concludere questo accordo nel TTIP entro quest'anno, infatti Renzi l'aveva messo nel suo programma al semestre, addirittura quello di arrivare praticamente, si sta già parlando di fine 2015, che è il modo di cominciare a prendere distanza, poi negli Stati Uniti poi si voterà, poi si vedrà, però è stato l'accordo che è andato fuori. Sul discorso c'è di chi opera all'interno del mercato come opera, c'è un problema giuridico. Cioè, le aziende europee che operando in Europa devono sottostare alla normativa europea e sostengono anche dei costi per questo motivo e che avranno sullo stesso mercato dei concorrenti che non stanno sotto quelle normative e quindi che hanno altri costi, secondo me bombarderanno i ricorsi le autorità sulla concorrenza, perché effettivamente per quanto ci sia un accordo che permette questo tipo di operatività a partire da sistemi giuridici diversi, effettivamente per chi opera nel paese avrà un concorrente sullo stesso mercato che in base a altre regole ha altri costi, e questo credo che dal punto di vista del diritto non quadri molto. Quindi è un punto quello della possibilità di operare sul mercato, sull'altro mercato in base alle tue normative, credo che sia un punto di vista del diritto sia molto attaccabile. Il discorso dell'OGM, perché noi ci appassioniamo all'OGM, l'Europa è uno dei grandi compratori mondiali dell'OGM, tutto il nostro sistema non c'è quello, cioè noi non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo sul piatto tutti i giorni attraverso la carne dell'OGM, no? E non è che gli OGM non ci sono, ma in realtà non è tanto il problema dell'OGM, è la clausola di precauzione che vale per l'OGM come vale per qualsiasi altra cosa. Qualsiasi prodotto, qualsiasi cosa che venga immessa sul mercato americano, in base alla loro logica, io lo metto sul mercato, se poi c'è un problema casomai lo pagherò più avanti, automaticamente è autorizzato a operare sul mercato europeo. Quindi non è soltanto l'OGM, complessivamente salta la clausola di precauzione. Infatti quel poco di grande agricoltura che c'è in Italia e in Europa non vede il momento di passare all'OGM qua, perché non regge più, anche per il locale, per le cose. Ma anche il grande gruppo europeo agroalimentare, quelli che fanno quei tedeschi, quelli che fanno la grande alimentazione, cioccolati, tutte queste cose qua, ma per quali motivi non devono a un certo punto trasferire la loro ragione sociale di là pur continuando a lavorare in Europa, se quello gli permette di avere tutta una serie di problemi in meno e soprattutto di costi? Ma lo faranno di sicuro, cioè noi stiamo creando una grande area disomogenea, c'è una grande area all'interno della quale i beni e i servizi girano liberamente, ma che si reggerà su due sistemi di regolamentazione diversa.
È ovvio che chi ha la forza e chi ha la misura per permetterselo sceglierà di trasferire, come fanno adesso per motivi fiscali, cioè non a caso la Fiat se ne è andata dall'altra parte, come fanno adesso per motivi fiscali, un domani sarà su motivi che riguardano la produttività in base ai vantaggi che hai operando in un residuo privato. E quindi sarà una migrazione di aziende che vanno di qua di là, con un ulteriore danno per la fiscalità europea. Perché già abbiamo i grandi gruppi che tendenzialmente non pagano le tasse in Europa, avremo anche i gruppi europei che sceglieranno altre vie, quindi noi continueremo ad avere un'erosione della base imponibile, che è il problema che sta venendo luce in questo momento. E l'ultimo tema, sulla privacy, sì, effettivamente ci sono due punti sulla privacy, ho preso anch'io l'opuscolo che ha fatto la Fondazione Luxemburg. Il primo è il diritto che hanno il sud americano. Per motivi di sicurezza nazionale di essere informato e di avere accesso a tutto, cioè tutti noi che usiamo Google, Gmail eccetera sappiamo che c'è una gigantesca database negli Stati Uniti che accumula tutto, perché tutte quelle aziende sono obbligate in base alla normativa americana ad avere delle porte libere per l'accesso dei servizi di intelligence americana all'interno del loro database. Questo in Europa non è possibile. E la seconda riguarda proprio la infatti è stata la cosa buffata che durante la trattativa hanno scoperto che le tre sedi del negoziatore europeo, a Bruxelles, a New York e a Washington, tutte e tre erano sotto sorveglianza dei servizi americani. E quindi abbiamo appunto, dicevo, quel tema lì che riguarda la sicurezza, ma anche un'altra normativa statunitense che riguarda i diritti d'autore. Sapete che noi non andiamo in galera quando scarichiamo un film ancora. Su questo un po' se è commerciale, se è un'utilità commerciale oppure se è per uso privato, gli Stati Uniti non si scappa. Il diritto d'autore a questo punto di vista è sacrosanto e come sai dove viene la violazione? Attraverso una normativa della privacy diversa, che non soltanto permette ai servizi di intelligence di andare a leggere la nostra mail, ma che permettono anche di andare attraverso i provider a capire che cosa fai te quando sei su internet. E come questo è utilizzato anche a scopo pubblicitario. Negli Stati Uniti è totalmente lecito questa informazione carpita in questo modo, che la è legale, utilizzarla per quella proposta commerciale che viene presa. Quello che fa Google, no? Che andiamo a vedere il prezzo di un biglietto e casualmente dopo 10 minuti su Facebook ci appare, vai nel paese che tu hai cliccato, casualmente ti offrono un viaggio in quel paese. Questa non è una carta, queste operano su quella legge lì. No, mi domandavo se ci... però rendiamo conto che siamo nel mondo in cui l'azienda italiana, la fabbrica italiana automobili di Torino, no? Porta la sede legale in Olanda, la sede fiscale a Londra, fa gli esuberi a Pomigliano e assume in Polonia. E la cassa integrazione a Paio. E la cassa integrazione a Paio. Ma te tutta tanto pucciata, tanta euro puntata, avete scelto. No, perché delle volte mi viene il dubbio che in realtà il potere di lobby delle multinazionali risieda proprio nella frammentazione normativa, fiscale, che di paese in paese cambia e rende via via più competitivo, più vantaggioso spostarsi nell'uno o nell'altro e spinge i paesi a farsi concorrenza tra loro. Anzi, apriamo la bottiglia, oggi non so se lo sapete, Italia, Germania e Francia hanno depositato un documento condiviso per l'unione fiscale in Europa, quindi grande bottiglia di champagne. Primo passo. Però l'uniformità fiscale e normativa in realtà dovremmo vederla come un antidoto al potere di lobby delle imprese. Anche il tema delle grandi evasioni fiscali, che certamente non sono l'idraulico, ma sono l'Amazon di turno che deposita nei paradisi fiscali la liquidità per non presentare utili come Apple, che paradossalmente è l'azienda che ha più liquidità al mondo e che quest'anno ha emesso, se non ricordo male, più di 20 miliardi di nuove obbligazioni, cioè chiede denaro al mercato, chiaramente anche perché i tassi sono bassi. Esatto. Ma perché poi non vuole richiamare il denaro che ha accumulato e ha emesso al Cairo, no? Quindi, quanto più andiamo a marginalizzare queste situazioni e a
e a rendere complicato, diciamo così, perché il grande limite in questo momento sono che i governi hanno la disponibilità di legiferare dentro i loro confini, mentre le aziende possono saltare da un angolo all'altro a seconda delle loro convenienze e opportunità. Quindi il tema di accordi e di unificazioni. E poi c'è il tema del petrolio, che Pietro sollevava prima, e che a me fa venire in mente che stiamo vivendo un momento, dal punto di vista storico e geopolitico, probabilmente di riapertura di uno scenario di due blocchi. Non so, continuo a domandarmi se davvero abbiamo intenzione di valutare quale dei due blocchi ci identifichiamo di più. Perché se parliamo di sperequazioni, senz'altro gli Stati Uniti non sono un buon esempio di distribuzione eguale, anzi sono un esempio di distribuzione diseguale delle ricchezze, ma se ricordo bene in Russia 110 persone detengono l'85% della ricchezza nazionale, quindi credo che tra i due avremmo insomma un po' di dubbi. Per quanto riguarda l'accesso al credito, non sono dimenticato. Allora, credo che se leggiamo tra le righe di quello che anche il CERP dice, il tema del lavoro in Europa sia quello della riconversione, no? Cioè si creeranno alcuni milioni netti di posti di lavoro, il tema però è che alcuni settori moriranno e altri settori saranno fuori. Per cui a livello di sistema tutto bene, però a livello poi individuale bisognerà sapersi riadattare. Ora, se c'è un tema di riconversione, è evidente che ci deve essere anche poi un tema di, evidente nel senso che è implicito, che ci deve essere anche un tema di flessibilità di contratto, flessibilità di lavoro, eccetera. Quindi diciamo che negli Stati Uniti c'è un approccio filosofico diverso del credito. Per esempio, l'imprenditore che è già fallito ha una stella di merito, perché è uno che dimostra di averci già provato e come dire, di essere ancora pronto a tentare. In Italia può fallire, cioè in Italia l'imprenditore fallito è segnato sul libro nero, quindi come dire, se già ha difficoltà la prima volta, figuriamoci eventualmente la seconda. Quindi naturalmente c'è da attendere probabilmente un periodo di tempo in cui come dire, il nuovo concetto subentra anche nell'ambito della gestione del rischio delle banche, e poi bisogna vedere come cambiano le regolamentazioni, perché chiaramente le banche si comportano così per prudenza, chiaramente, ma anche perché devono rispondere a delle normative in termini di accantonamenti. Ogni volta che prestano dei soldi devono accantonarne degli altri per coprirsi dal rischio che mancano i rimborsi, perché so già che la tua idea è quella, no? Venire a chiedere una parte nuova di questa. Sono solo io? No, c'è anche. Una domanda è una curiosità. Abbiamo capito quali potrebbero essere i rischi, per esempio, per il prodotto come il Parmesan, che entra sul nostro mercato un po', va un po' a rovinare 30 anni di storia che ci siamo costruiti. La mia domanda potrebbe essere, cioè, è questa. Una delle lobby che potrebbe essere interessate è quella delle armi, lobby americane. Nel momento in cui si firma un accordo del genere, potremmo rischiare di arrivare ad una situazione come quella degli Stati Uniti, dove ci sono i metal detector all'entrata delle scuole, perché comunque le armi si vendono dappertutto? Io ho una domanda più che altro, guardate che mi ho rubato metà della domanda, esattamente la stessa. la mia domanda è più che altro per capire soprattutto, perché dal discorso stasera mi sembra venuto fuori una questione, che è, non è tanto il problema degli accordi quanto il fatto che questi accordi, se non capisco male, sono gli accordi che portano a mettersi d'accordo su un livello più basso. Ovvero, faccio un esempio,
noi ci troviamo bene con l'etichetta, il consumatore ci troviamo bene con la legge un'etichetta che ci dice tante cose sul prodotto, perché così siamo più tranquilli su quello che vogliamo comprare. Compriamo una cosa magari di bassa qualità, ma sappiamo che è di bassa qualità, così cosa posso comprarne una un po' meglio sapendolo. Mi sembra tanto di aver capito che questo accordo prevede che tutto sommato è meglio prendere l'etichetta. Facciamola sparire così, poi mi direi se non ho capito, non ho capito correttamente. E che questi accordi vengono portati a livello più basso perché evidentemente c'è qualcuno che ha le la forza per proporre questo tipo di accordo al ribasso, mentre forse si potrebbe tentare di trovare degli accordi magari non così globali, ma su degli standard che consideriamo complessivamente qualitativamente migliori. Cioè, se stabiliamo che un certo prodotto è qualitativamente migliore, più sicuro, oppure se uno stile di vita è migliore, oppure che eticamente ci dobbiamo dare delle regole, per esempio sul lavoro, forse è caso di trovare degli accordi a quel livello. Anche sul fatto di dire, una cosa che non capisco per esempio quando si parla di posti di lavoro in più, il posto di lavoro ha una sua qualità, senza andare a parlare di lavoro precario o meno, ma mi viene da immaginare che nel Bangladesh, dove lavorano i bambini, non è che ci sia grande disoccupazione, lavorano in una famiglia, magari lavorano in 10, però portano a casa esattamente quello che può portare un lavoratore specializzato che dà da mangiare e da studiare a tutta la famiglia, quindi il benessere su cui forse bisogna ragionare. E qui stiamo ragionando solo su aspetti di vinciamo economicamente perché possiamo alziamo il PIL, però il benessere lo stiamo perdendo. Questo è il tema di cui stiamo discutendo. Ho capito correttamente, grazie. Una palla. Facciamo. Allora, io credo in realtà che il trattato induca a soggettarsi poi a logiche di mercato, cioè il prodotto di qualità rimane, il problema è che diventa molto più caro. Perché comunque la dinamica che porta a produrlo è più costosa soprattutto in confronto poi con il prodotto a questo punto ha, come dire, a norme alleggerite e quindi non so, mi viene da ripensare alle scarpe Adidas che si compravano 30 anni fa, no? Ci sono sempre le Adidas, ma chissà perché è plasticaccia, una volta era pelle perché poi alla fine la dinamica di mercato tende a livellare verso il basso perché a nostra volta cerchiamo noi di andare a consumare nella maggioranza dei casi cerchiamo di privilegiare il prezzo rispetto magari al prodotto. Le magliette made in Taiwan hanno avuto un enorme successo in Italia perché venivano vendute a 5 euro, pochissimi si sono posti il problema se questi 5 euro pagano a malapena la quantità di cotone che c'è dentro questa maglietta, chi ha prodotto, chi ha fatto il lavoro fisico di filarla e stamparla, no, cosa gli rimane? Quindi non credo che il trattato imponga la rimozione delle etichette, ma semplicemente mette nelle condizioni di marginalizzare la produzione diciamo di qualità, perché poi si ritrova a essere più costoso e avere un minore spazio di mercato, diciamo, soprattutto se poi ci fosse abbinato la ISDS. Per quanto riguarda le armi, onestamente mi avete acceso una curiosità, perché non è un tema che non mi sono posto. Sicuramente, come dire, negli Stati Uniti il tema è molto sentito, perché si ritiene le armi uno strumento di democrazia, nel senso che il governo che monopolizza la forza è il governo che può diventare autoritario, quindi si presuppone che l'accessibilità così diffusa delle armi tuteli la democrazia, questo è il loro punto di vista. Sì, volevo
No, sul discorso della qualità dei prodotti, ovviamente dal punto di vista energetico, ancora una volta, quelli che sono i prodotti, diciamo, di produzione energetica, prodotti petroliferi, le benzine, i carburanti, cioè c'è il rischio praticamente di far arrivare in Europa, anche al nostro paese, dei carburanti, meglio dei quali la tracciabilità, insomma, delle sostanze con anche degli additivi con i quali sono praticamente realizzati è limitatissima, cioè c'è il rischio di avere carburanti di bassissima qualità immessi sul mercato europeo e nazionale, quando poi invece magari nel nostro paese stiamo andando, alcune grosse aziende stanno andando verso la riconversione di raffinerie per la produzione di biocarburanti. Poi anche lì dobbiamo aprire una parentesi, cioè dovremo aprire una parentesi e cercare di capire poi quanto di bio c'è in questi carburanti. Penso anche all'arrivo, alla tracciabilità e alla scarsa tracciabilità rispetto ai parametri americani delle sostanze chimiche, che arriverebbero insomma in Italia, e poi una scarsa in Europa, e poi la scarsa, diciamo, questo accordo al ribasso sulla scarsa qualità della vita, aumento dell'effetto serra. La stessa Commissione europea sostiene che per effetto del TTIP e per l'effetto di intensificarsi anche delle interconnessioni, insomma, delle merci, il trasporto di altro, potrebbe esserci addirittura una produzione CO2 superiore, insomma, a quello che poi viene concepito all'interno del protocollo di Kyoto. Quindi stiamo andando contro praticamente quelli che sono anche i dettami, se ancora c'è qualcuno, insomma, che mi rispetti, quei dettami di sostenibilità. Cioè la stessa Commissione europea dice che sarebbe una produzione di CO2 di 10 milioni di tonnellate in più, cioè ogni anno, e fondamentalmente, se andiamo a rapportare questo aumento di inquinamento con la vita, insomma, di tutti i giorni, anche con i prodotti che magari entrano nella catena alimentare, voglio dire, è un accordo certamente al ribasso dal punto di vista della qualità. E le sabbie bituminose, poi il discorso si faceva prima, quello è ancora, stiamo praticamente importando e rischiamo di importare il peggio, insomma, dal punto di vista delle fonti fossili e delle materie prime per la realizzazione dei carburanti. Assolutamente, io ci avevo mai pensato, però dal punto di vista logico, se io sono un produttore di armi statunitense e lavoro in Europa e vendo poco, perché qua c'è una legislazione che non permette più di tanto il possesso di armi personali, a rigor di logica potrei, e invece nel mio paese che è un diritto costituzionale tutti ce l'hanno a casa, quindi se io opero seguendo la normativa americana, teoricamente qua sarei ostacolato se uno Stato mi vieta, come mi vieterebbe, di vendere le armi a chiunque. Però onestamente, ecco, mettiamo in giro questa voce, potrebbe essere quello che fa saltare tutto, perché onestamente sarebbe effettivamente, per assurdo, a rigor di logica ci potrebbe stare, però penso che sia veramente oltre. Se il referendum sull'acqua non ha nessun valore, perché comunque contro il commercio, ma allo stesso principio anche. Sì, no, a livello di principio hai ragione, sì, non ci avevo mai pensato, ma effettivamente a rigor di logica è giusto il ragionamento, nessuno penso che abbia sfiorato il cervello, però a rigor di logica ci sta questo ragionamento. Sul discorso delle etichette di OGM, eccetera, sì, l'etichettatura europea andrebbe contro una cosa di questo tipo. Anche perché in altri posti si è successo, c'è il divieto di specificare, ci ha provato l'Unione Europea, il divieto di specificare alcuni fattori qualitativi che possono essere discriminati per chi non ce l'ha. C'è l'etichetta no GM sulla merendina, discrimina perché automaticamente fa capire che il prodotto è superiore, anche se la scienza non l'ha mai dimostrato, chi invece ti fa la merendina OGM. Siccome con la scienza non ci ha detto se ci fanno male o bene gli OGM, quindi sì, per esempio quel tipo di etichettatura non
non ci sta più, anche rispetto alla carne, il discorso di filiera oppure il discorso di non filiera, cioè, se lo guardi al contrario, effettivamente all'eccessivo dettaglio diventa discriminante per chi non è in grado di fornire quel tipo di informazione. Invece sul punto finale, sul lavoro e le modalità di lavoro, noi dicevamo, coincidevamo prima sul fatto che Stati Uniti e Europa sono dal punto di vista economico, produttivo, mercato delle armi, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia equivalgono, se non sono di più, importanti degli Stati Uniti come produttore mondiale di armi. Poi ci metti Cina e Russia, hai fatto 100, però quello che c'è nell'Unione Europea come produzione di armi non ha nulla da dire agli Stati Uniti. Il discorso è che è vero che dal punto di vista produttivo, economico, finanziario parliamo di due aree che sono molto alla pari, se andiamo a vedere le società stiamo parlando di due mondi diversi. Gli Stati Uniti in questi ultimi 20 anni hanno creato delle sacche da quello che chiamavano una volta il terzo mondo, ma non soltanto il classico homeless che sta sotto i ponti e che sono 20-30 milioni di persone, quindi non sono noccioline, ma i lavoratori poveri. Cioè, il lavoratore del McDonald's che prende $6 all'ora ed è povero perché con quello stipendio precario non riesce a pagare un affitto e quindi vive in una baracca, non arriva alla fine del mese e a sua volta soggetto del welfare con i boni, loro hanno questi boni per l'alimentazione, i boni pasto, piuttosto che la sanità dei barboni, che è quella che hanno quelli che praticamente hanno preso il soccorso, e sono lavoratori. Ecco, questa è una realtà che da noi sono i minigiochi tedeschi che si avvicinano, alla differenza della Germania, poi è un welfare universale che se ce lo vediamo noi, voglio dire che la Germania ha potuto lavorare sul costo del lavoro perché aveva dietro un welfare potente. Ma negli Stati Uniti non è così. Quindi effettivamente il modello e la tipologia di lavoro che potrebbe crearsi, nessuno ci ha detto quale lavoro sia. E quindi se ad esempio questo lavoro è lo sbarco in forza in Europa di Walmart, che è il principale gruppo di grande istituzione americana che ancora in Europa non ci ha messo piede e che lavora su degli standard non soltanto rispetto ai fornitori tutto che conosciamo, ma rispetto ai propri lavoratori allucinanti, al di fuori dalle normative sul lavoro, al di fuori pagando e tutto quello. La gente già che lavora per Amazon è già così. Ecco, se quello sono i posti di lavoro in più e quelle imprese potranno fare per produrre quel tipo di costi, quel tipo di contatto in Europa, sono posti di lavoro che non so onestamente se valga la pena averci di più, anche vista la desigua quantità, parlando di 28 paesi, mezzo milione di posti di lavoro, onestamente diviso per 28, ponderato, non è che stiamo parlando di tanti posti di lavoro. Mentre invece sul tema dei consumi sì, sanciamo definitivamente, ovvio che in Italia c'è il formaggio da 10 euro e il formaggio da 25 euro stagionato 3 anni, ma noi abbiamo degli standard minimi che garantiscono anche a chi compra il discount qualità dal punto di vista igienico, sanitario eccetera, di un livello che gli Stati Uniti se lo sognano su quella fascia di mercato. Noi rischiamo appunto di abbassare quel tipo di tutele che comunque esistono anche per chi può spendere poco. Chi spende molto per continuare a spendere quello non ha problemi quel tipo di problema. Noi abbassiamo quindi sempre di più e andiamo verso un modello di società polarizzata, da chi è la sanità, perché noi pian pianino stiamo andando, chi negli ultimi mesi è andato a fare esami cosa, già col ticket ci stiamo avvicinando ai costi della sanità privata. No, la visita da 70 euro che se la vuoi fare già costa 85, ormai siamo lì, no? Quindi stiamo andando verso quel modello, ancora tiene l'educazione, la scuola pubblica ancora meglio della privata, negli Stati Uniti non se ne parla, e appunto se un metal detector con fuori la gente che si spara, e poi comunque abbiamo un sistema anche per quello che riguarda sicurezza alimentare e salute che sì, effettivamente rischia di diluirsi, non dico di perdersi ma di diluirsi. Quindi come osservavi giustamente, gli accordi sono belli quando sono accordi alla pari, in questo caso diciamo trasversalmente vantaggi di questo tipo di accordo vanno tutti dalla stessa parte, sia in Europa che negli Stati Uniti vanno tutti dalla stessa parte. Quindi non sono, in definitiva non, il consumatore americano non avrà grandi vantaggi, il consumatore europeo non avrà grandi vantaggi. Dopodiché bisogna capire cosa vuol dire questo dal punto di vista produttivo, del lavoro, della concentrazione del capitale,
della delle piccole e medie imprese, cioè di tutti quei soggetti che avranno, che già adesso hanno davanti il mondo che sta cambiando e che avranno un mondo a quel punto che sta cambiando con le porte spalancate. Allora, stanora forse ora anche di chiudere, anche se gli argomenti mi pare che siano tantissimi, abbiamo messo tantissima carne a fuoco, avrei ancora un sacco di domande da fare ai nostri relatori, perché probabilmente, e questo però era l'intendimento della serata, abbiamo posto più questioni che non risposte, anche perché stiamo aspettando che vengano fuori un pochino più di carne. direi che l'augurio che ci facciamo qui a Pioltello è che effettivamente l'amministrazione comunale, come ha promesso, prosegua lei l'approfondimento con occasioni simili a queste o differenti. L'importante è che sia un percorso per cui effettivamente noi cittadini ci riappropriamo di scelte che viceversa ci passerebbero, come si suol dire, sopra la testa, senza capire che cosa diavolo succede, poi pagandone eventualmente le conseguenze. Io ringrazio davvero i nostri quattro relatori, che sono stati effettivamente molto, molto precisi, anche se forse qualche volta anche loro si sono trovati un po' in difficoltà a dare le risposte, perché oggettivamente non si sanno tante cose, noi abbiamo capito che effettivamente molte cose non si sanno. E niente, vi ringrazio in nome di tutti, lo sforzo è stato grosso, ma direi che la serata sarebbe riuscita piuttosto bene. Grazie ancora. Grazie. Grazie.